E quello che state ascoltando è Fumble! Fumble Now! Il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano e in Italia. Era da un po' che non facevo questa distinzione, sì. Mancava. Questa sera giochiamo a Warhammer, ma prima le cose importanti da farvi sapere, cioè ci state ascoltando o vedendo in diretta su Spreaker e su Facebook, oppure ci state ascoltando o vedendo in post diretta, sempre su Spreaker, su Facebook, su iTunes, su YouTube, su fumblegdr.it o su QWERTY.it. E anche su Alibaba. Anche su AliExpress. Sì. A caso. Butta. E se cercate bene su Prime Video. Esatto, probabilmente sì. Non siamo ancora su Spotify, ma ci arriveremo. No, perché non abbiamo il premium. Esatto. No, poi ogni 10 minuti fate la pubblicità, non ti ascolterei mai sopra. Goditi questa partita di Warhammer. Di 4 ore. Questa partita Warhammer. Dopo i 30 secondi di pubblicità. Fumble Now è il codice che potete usare per comprare i manuali di Urban Heroes sul nostro sito, quindi su fumblegdr.it/shop. Se lo fate, a voi non cambia nulla, ma noi e i ragazzi di Urban Heroes ci dividiamo i soldini che pagate per i manuali. Questo è uno dei modi che potete usare per supportare Fumble e QWERTY. Un altro modo è andare su QWERTY.it o su FumbleGDR.it, diventare soci di QWERTY o fare una donazione. Un altro modo, che è un po' più interessante da un certo punto di vista, anche se meno remunerativo in termini assoluti, è fare come ci hanno fatto... In termini assoluti? Beh sì, perché non abbiamo dei soldi da spendere, però abbiamo ad esempio 2 barilotti di cioccolatini al cognac al kirsch, un set di dadi che è arrivato insieme ai dadi questa settimana. Ma di cosa? Di Warhammer? Di Cthulhu. Ah, Cthulhu. Attenzione. Chiaramente, perché ci conoscono, i nostri ascoltatori hanno mandato l'alcol e Cthulhu. Perfetto, preciso. Senza fallo. Senza fallo. 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 Oppure potete fare come ha fatto Mario, che adesso ha mandato il pacco che è in corsa addirittura dalla Germania. Ha mandato un pacco di birre. Va benissimo anche il pacco di birre, anzi noi vi invitiamo a mandare... cose di questo genere. Oppure potete mandarci dei giochi. Se volete fare una di queste cose, scriveteci a @fumblegdr su Twitter, oppure mandate una mail a fumblegdr@qwerty.it e ci mettiamo d'accordo su come fare. Se non avete soldi, se ce li state già dando e volete fare di più per la causa, potete andare su iTunes e lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 dadi leggibili. Tu non hai più spazio per giocare a questo gioco. Chiaro. Oddio, ma questo gioco è già difficile in partenza. Non ho più spazio per giocare a questo gioco. Io un tavolo più grande perché di questo non lo posso. Quelle ti do un vantaggio da esperienza. Le puoi mettere una sull'altra. Perché ma mi piace non ci serve niente, ok. Ah, e non ho messo quelle base, le ho messe tutte da parte. Vabbè, tanto quelle le sappiamo. Potete andare a lasciare delle recensioni e delle votazioni, oppure comunque condividere il video, il podcast, il sito, tutto quello che volete. Tra l'altro, se siete dei soci di QWERTY o avete fatto una donazione a Fumble o a QWERTY, dovrebbe esservi arrivata una newsletter con le istruzioni per poter utilizzare la soundboard di Fumble. Se non vi fosse arrivata per qualche motivo, scrivete sempre a fumblegdr@qwerty.it, perché così vi mandiamo le istruzioni. Detto questo, e tornando a Warhammer, l'ultima puntata l'abbiamo passata a vedere il passato di Alarico e di Barin. Già. Ma la puntata precedente, ancora... È soddisfatto. Non c'è spazio per la scheda, proprio o meno così. Sembra la pulsantiera, sai, di Star Trek, con tutti i tasti e non si capisce niente. E questo si spiega perché Alarico è così rincoglionito. Che stavamo andando eravate arrivati alla ruota e giunti, certo. Avevate notato alcune cose tra cui il buttafuori all'interno che era bello grosso e massiccio, un altro tizio chislevita dall'aspetto e dai vestiti che sta curando una specie di orticello sul retro della taverna. C'era un'altra persona all'interno della locanda che sembrava il proprietario, perché era quello vestito meglio e stava dietro al bancone. E non c'erano altri avventori che voi aveste visto? C'era un tipo con una gabbietta, un uccellino che gridava. Ma era il locandiere.
Ah, il locandiere, sì. Quello? Ah. Quello era il locandiere. Quindi non c'erano in realtà altre persone. No. Ma la cosa interessante era l'omino dell'orto dietro che dice: è un orto per fare la cena. No, era un orto di piante aromatiche e sembravano medicinali. Esattamente, non sembravano i tipici pomodori, zucchine, zucche, patate che potresti pensare una locanda possa voler coltivare per la cena. Mm-hmm. E aveva attirato l'attenzione di Barin questa cosa, che infatti si stava dirigendo verso questo tizio accucciato che stava curando le piante. Io. Dunque, Barin, dimmi, che cosa fai? Sommessamente vi avvicino perché da lontano, se ricordo bene, non avevo distinto un granché. Quindi cerco di avvicinarmi senza fare troppo rumore, non per prenderlo alle spalle, ma per non farmi notare. Perfetto, e allora inizia a fare una prova di scaldare. Scaldiamo subito la serata. È una freddura che scalda la serata. È arrivato freddo. Difficoltà? La difficoltà è 2 perché lui non sta prestando particolare attenzione a cosa sta succedendo intorno a lui. Allora, 1, 2, via, un vantaggio, via. Un successo, un vantaggio e ci metto un po'. Quindi, ti avvicini lentamente al chiamiamolo contadino in questo caso. Che bello. E, che non ti ha notato. Mm-hmm. E vedi adesso un po' più da vicino le piante. Effettivamente, più che ci sono delle piante medicinali aromatiche davanti, e poi ti sembra che dietro ci siano delle coltivazioni di altre piante che tu conosci, perché sono piante con effetti psicotropi che vengono nascoste da rosmarino, salvia e altre cose davanti. Mi ricordo che con la salvia ci si fa anche altro, lo trecondire il pollo quando sei in astinenza. E quindi vedi che in realtà lui sta prestando attenzione a queste piante più che al rosmarino. Quindi sono piante psicotrope. Sì. Vedo se le sta raccogliendo in una maniera particolare, della serie sta raccogliendo in foglie o rami per capire se vuole fare un allucinogeno, un medicinale. Ma da quello che vedi al momento, più che raccoglierle, sta proprio togliendo le erbacce, sistemando. Quindi sta curando, sta curando le piante. Bene, allora mi intervengo. È giorno, non me lo ricordo, giorno, sera, non me lo ricordo. Sì, era pomeriggio. Pomeriggio. Ci avevate messo più o meno un giorno e mezzo, sì, fermandovi anche a dormire lungo la strada in una fattoria. Sì, mi ricordo della fattoria. Che a causa dell'elfo abbiamo dormito nella stalla. E mangiato il pastone. Ma viene un cavolo, però. Assolutamente. Il pastone non l'avevo certo preparato io. Anzi, io di solito mi sorbisco quelle sbobbe maledette. Che... A me piace tantissimo. Ah, certo, guarda, una meraviglia mangiare il tuo pastone. Per gli ingredienti ringrazio il mio fratello. Che sono un po' quelli che sono. Decisamente sì. Bloop. Bolla di sapone, bloop. Va bene, e buonasera, buon uomo. Lui si ferma. Con calma si alza e vedi che è un tizio bello alto e piazzato. I tatuaggi che coprivano le braccia vedi che sono parecchi. Motte spacco. No. Qualcosa del genere. Alcuni sono tatuaggi di qualche gang di quartiere. Altri vedi che sono di una compagnia mercenaria. E quando vedi quel tatuaggio di quella compagnia mercenaria inizi a ricordare anche tu un particolare del tuo passato. E quando si gira lo riconosci, perché non è passato così tanto tempo da quando hai visto Dimitri l'ultima volta. No, lo sapevo, io lo sapevo che era lui. Lui ti guarda, storce un po' gli occhi e vediamo se ti riconosce oppure no. Sì che mi riconosce. Tu!
Cosa cazzo ci fai in questa locanda? Ciao, Dimitri. Barin. Solo pronunciare il tuo nome mi dà fastidio ai denti. Cerca un buon dentista, che ti devo dire. Sfrofina una foglia di salvia, magari ti aiuta per i denti. Cosa vuoi? Io do un occhio alle erbe che c'erano lì, che stavo curando, per vedere se le stava curando male. Vai, fai una prova, questa è facile perché hai avuto modo di avere a che fare con diverse piante svariate volte nella tua vita. Pensavo di mite. Anche con di mite, però. Facile uno? Facile uno, sì. Io intanto assaggerò il barilotto al cognac. Doppio barilotto al cognac, quel che ci separa mi sa. Ah, quindi ti è esploso in due dentro la bocca? Meno male che ho uscita la stella del caos. E la cometa di Sigmar, perché avevo una stella del caos. 1, 2, 3, 4, 5 e 2 vantaggi. Questi li hai già ritirati? Sì, sì, sì. Fischi, ragazzi. E ora tiro due dadi su una più bella. Complimenti. No, la sta curando bene. Nonostante non te l'aspettassi da un uomo della sua stazza e della sua natura. Un appiglio. Le sta curando bene. Forse con un eccesso di zelo, perché vedi che pur di togliere delle erbacce ha tolto una parte in eccesso, magari. Sì, vagliela a dire che così mi spiuma. Però tutto sommato, nella media e soprattutto visto il tipo, le sta curando molto bene. No, notavo il tuo giardinetto, hai fatto un ottimo lavoro, devo dire. Non c'è Airstar che ti salverà da mie mani questa volta, Barin. No, e che fine ha fatto Airstar? Non lo so. Ah, t'ho lasciato a piedi? No, io ho lasciato Airstar. Ah, e come mai? Più soldi in piante che in nani. Magari potevi venire da me, ti davo qualche consiglio su come farle fruttare meglio queste piante. Ma anche senza volere tu è arrivato qua. E quindi? Quindi perché sarei dovuto venire a cercare te? Perché qualcosa ci ha portato qua. Ni un po' piuttosto. In genere è sete di soldi che porta nani. No, non è sete di soldi, è sete di una persona. Ah! E chi sarebbe questa persona? Un tipo alto, vestito di viola ogni tanto. Alto per nani e tutti. Era più alto di lui, meno alto di lui che... No, era più basso di Dimitri. Dimitri è un bestione di 2 metri e passa. Comunque dovrei... Non so come muovermi. Tu schieramente imbarazzante. Senti, faremo insieme. Faremo un'app di Warhammer solo per te, per gestire le tue carte. Ah, mi era caduta un'altra cosa. Non hai visto Star Trek? E non ho ancora speso i pix di questa sessione. C'ho ancora 6 pix da spendere. Ancora? Sì, perché volevo prendere le abilità più grosse. Ah, capisco. Beh, vedi, gli faccio vedere il ritratto. Fatto io, dovrei averlo io. Di questa persona. L'hai visto per caso questa persona? Mai vista in vita mia. Ma che miseria. Se tu stai cercando qualcuno, forse ti posso dire chi l'ha visto. Basta che paghi. Le mie tariffe non sono mai cambiate. Questo è vero. E quanto sarebbero? 10 monete d'argento per trovare persona che sa chi è. E di una mi posso fidare, cioè... Comunque lo conoscevo nel suo ambiente. Se era un parolaio o uno te la tirava nel... Il problema e vantaggio di Dimitri è che è una persona molto semplice che mantiene sempre la parola. Il che potrebbe anche essere uno svantaggio, perché se si mette in testa di fare una cosa, non importa quanto sia costosa, dolorosa, lo fa. Quindi se gli dai le monete, lui la persona te la trova. Non è detto che trovarla non attiri le ire di qualcun altro, perché lui non bada a che cosa sta facendo pur di fare quello capito, che sta facendo. Ma in carica, ok. Questo lo sai.
Senti, immagino che per ora stai qua. Io sto sempre qua. No, sempre no, prima eri con il Stark, sono via. Prima quando? Prima era anni fa. Anni fa stavi con il Stark. Ora io ora sto stai qua. Qua. Abiti lì, nella taverna, no? Io abito lì, ti indica un poco più avanti. Non... C'è una piccola casupola di legno. Tipo, sai le casette per i cacciatori? Mm-hmm. Ecco, lui dorme lì dentro. Vedi che c'è una feritoia per tenere d'occhio la piantagione. Con una balestra. Con una balestra sicuramente. Forse il cannone che hai costruito che lui si è rubato, chi lo sa. Ce lo vedrei bene col cannone in mano a sparare. Ci ritroviamo lì stasera. Ti porterò i tuoi soldi. Io aspetto i tuoi soldi. Se non ti rivedo, meglio. Se ti vedo, porta soldi. Ovviamente, non ti faccio perdere tempo. Ne ho già perso abbastanza, vedi che si rigira e torna a sistemare. Nel frattempo gli do due dritte prima di andarmene, tipo qualche parassita potrebbe attaccare quelle piante, me ne vado. E Roberto fa partire l'audio del video, se no non ce la fa. Ma mica, siamo così in differita. Sì, tutte le volte che siamo un po' in differita tu fai sta domanda, sì. Ma sono 5 minuti. Pace. Non era che sono stupito, pensavo fosse 30 secondi, 40 secondi. Dipende dalla sera e dipende da Facebook, non dipende da noi. Ok. Detto questo... Comunque, nel frattempo, Alarico e Olaf e Cutalion... Yes. Eravate davanti alla ruota spezzata. Sì, io sono infissato sul Kislevita che stava pulendo il boccale. Cosa fate? Sono infissato con Kislevita che stava pulendo il boccale. Ok, Cutalion. Allora, beh, a questo punto direi che possiamo cominciare a entrare. Alarico, Olaf, che pensate se entriamo? Facciamo qualche domanda. Ti seguo, compagno Cutalion. Ma non andiamo sparati a chiedere di questa persona. Perché se effettivamente sono complici potrebbero insospettirsi e avvisarlo. Okay. Siamo qui per apprendistato del tempio, giusto? Andiamo. È vero che ho la fa, un ottimo rapporto. Mi guardo intorno e mentre io ti faccio, ma non stava nevicando fino a poco fa? Forse tra poco rinevicherà. Entriamo piano piano, e cosa c'è bello, dentro? Allora, la ruota spezzata è una locanda abbastanza grossa rispetto al boccale infuocato, ma rispetto ad altre locande di via è tutto sommato piccola. Ok. Nella locanda che potete vedere c'è appunto il tizio al bancone che sta pulendo il boccale e di fianco a lui sul bancone c'è una gabbia con questo uccellino dentro che svolazza e che fa abbastanza rumore appena aprite la porta. Morto. Il soffio di morte, questo qua. Che potrei fare il bibliotecario. Quelli di morte hanno sbagliato, devono mettermi in biblioteca. Sai quanti cadaveri gli arrivavano ogni giorno? E scusate. A parte questo, di fianco alla porta c'è il buttafuori. Altro nella stanza non vedete. C'è il camino acceso. C'è, sì, al di là del buttafuori, c'è qualche altro individuo che dà segni Kisleviti? Il locandiere sicuramente sì. Okay. E nella stanza però non vedete altri avventori. Quindi sembra praticamente la delegazione di Kislev nel territorio dell'impero. Esatto. Ho capito. È proprio così. Il locandiere alza lo sguardo dopo che sente che il suo... merlo ha iniziato a cinguettare. È un merlo. Ah, buongiorno signori. Cosa possiamo fare per voi oggi? Guardi, cibo? Birra? Un letto? Io mi giro verso Olaf che ha chiamato la prudenza. Guardo cosa... Olaf ti guarda e ti dice... E dice al locandiere: ma per ora ci basterà un tavolo, qualche cosa di caldo da mangiare e qualche cosa di fresco da bere. Ah, certamente, arrivo subito.
si avvicina al camino dove comunque c'era un paiolo che stava bollendo con delle ciotole e vi porta una zuppa di carne. C'è una scala? C'è una scala che va al piano di sopra, sì. Ok, dove ci sono presumo le camere. Io quasi quasi mi avvicino verso Olaf e gli bisbiglio: se mi riesci a distrarre il locandiere, il corvo zufola è un brutto segno. Questa scena è bellissima perché è reale. Sì. Va bene. Se mi distrai il locandiere mentre il corvo zufola ed è un brutto segno, io farei un salto di sopra a vedere se trovo qualcosa di particolare riferito al nostro uomo. E se prendessimo semplicemente una camera? Era più piratesco farlo di nascosto. Capisco, ma c'è un buttafuori che sembra bello grosso. Hai ragione. In effetti potrebbe fare parte della mia ciurma. Vi porta anche la birra e quando arriva con i boccali di birra... Senta, saremo parecchio stanchi del nostro viaggio. Ah, certo, noi abbiamo camere di sopra per voi. In realtà ci siamo svegliati poco fa. No, abbiamo fatto la giornata, scusa, di viaggio. È una mezza giornata abbondante che avete fatto. Siamo in quattro. Uno, due, tre. E poi fuori c'è uno che sembra mezzo, ma in realtà conta come una persona, anche nei paesi sviluppati. Capisco, capisco. Oh, ma abbiamo... Umano, sì. Abbiamo... Mastro Weingart. Come? Il fratello di Pintus, Mastro Barin. L'hai chiamato con un altro nome prima. Non credo. Abbiamo solo uno piccolo problema. Ti uccido. Aia. Uno... Ah, ho appena avuto il flashback, scusa. Aia. Ma lo potevi lasciare fuori dalla porta. Aia. L'ho appena avuto. Questi quando devono riconoscere qualcosa a qualcuno sono una maniera rincoglioniti che non si può capire. Comunque. A parte il razzista di Dimitri, esatto, che mi ha visto subito. Abbiamo solo un piccolo problema. Alcuni avventori hanno problemi con voi. E indica Cutalion. Io mi giro verso di dietro. Voi chi? Voi orecchie a punta. Dovrete pagare doppia stanza per soggiornare. È tariffa elfo. Oh, ma non si staccano le orecchie. Non hanno bisogno di una stanza per loro. Immagino che vostro amico abbia preso brutta botta in testa. No, oggi è una giornata in cui lo è abbastanza... Lo sapete che porta sfortuna? E indico il merlo. Aia. Lui ci avvisa quando qualcuno entra e non c'è nessuno a guardare la porta. Quant'è la tariffa doppia per noi? Mi alzo in segno nobile visto che mi danno del noi. 12 monete di rame per voi. 6 per altri avventori. Io non voglio dormire qui, compagno Cutalion. No? Ho un brutto presentimento su questo posto. E dove vorresti dormire, Alarico? In un posto che è lievemente meno sotto lo sguardo di Mor. Tipo il fienile qui accanto? Avete un fienile? Abbiamo stalla. Qual è la tariffa per dormire nella stalla? Stessa tariffa che dormire qui. Allora scusa, almeno dormiamo nel letto. Beh, ma nella stalla non rischi la vita. È perché qui dentro è sicuro che rischiamo la vita? E guardo sospettoso il merlo. Ancora. Beh, io vi lascio pensare. In questo momento sto vivendo un conflitto interiore tra lo sganciargli 13 monete di rame e dormire nella stalla a 13 monete di rame. Quindi io vi lascerò pensare. Oh, posso pensarci io? In che senso? Trovare una sistemazione. E esco. Aia. E vado alla prima porta di fianco alla locanda. Che è sempre la locanda, perché di una casa. No, non è una locanda di via viaggio, sulla strada. C'è nient'altro intorno. C'è un villa, c'è la fattoria. Tipo, giusto perché c'è il campo dietro, pensavo fosse il giardino tipo, dietro. Locanda, no. Via. Beh, non posso orto per strada. Esatto. Voglio un letto sotto le stelle. Bello. Come la prima volta che vi ho incontrato.
che detta eravate così eravate delle ribellule, ma non importa. Lì dentro c'è stato il nostro uomo, cioè qui dentro sta diventando sempre più stupido, io ho aiuto. Ok, e quindi non si fida di tutti, dobbiamo indagare qui dentro, non fuori. Quindi preparo le 13 monete di rame. Allora non ci serve una stessa. Anzi, faccio dunque una moneta d'argento. Quante monete di rame sono? Una perché moneta d'argento mi pare che siano 25. Perché prendere una stanza e non solo bere qualcosa e fare domande? A cosa ci serve la stanza? Per riposare. Non eravamo qui per raccogliere informazioni? Sì, però nel frattempo riposiamo. E si avvicina intanto il tizio quello grosso che stava di fianco a... Avete anche voi dei sogni? Che quindi investigate mentre dormite? Io sogno, sì, di su, solito io... Su di chi investigare? Sogni. Sogni. E? Un sogno ci ha diretto qui. Avete parlato di persone? C'hanno molte persone in questi sogni. Noi non vogliamo ficcanasi qui dentro. Noi taverna rispettabile. Davvero? E vedi che si scrocchia un po' il collo. Aia. Aia. E le mani. Ah, io sono fuori, se vedono mio che si avvicina. Io guardo, interessato però solo dal punto di vista clinico. Mi ha scocchiato il collo, quindi magari ha qualche problema alle spalle. Non potrebbe morire da un momento. Croc, tom. Esatto. Siamo qui per conto di Dio. Quale? C'è molti dei. Alcuni più importanti di altri, alcuni più stupidi di altri. Quello di cui tutti i mortali dovrebbero conoscere il nome o quantomeno il simbolo, in quanto tutti lo incontrano prima o poi. E faccio vedere il simbolo di Mor. Io lo guardo e dico meglio poi. Vediamo una cosa. Perché il simbolo era particolare. No, 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 no. No, 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 no. Vedi che si ti guarda stranito guardando il tuo simbolo. E ti allunga una mano sulle spalle e dice: benvenuti, fratelli. Vedi? È giusto che sia così. Iuri, loro non pagano. E il locandiere si gira. Se lo dici tu. Io faccio un sorrisone verso Talion. Vedi? Proprio... Com'è semplice. Tu sei già nella mia ciurma. Sappilo. No, in realtà sono morto probabilmente. Oppure pensano che sia Zench. Sappilo. Perché non sanno capire quando è al contrario. Magari io l'ho messo al contrario. Perché non lo so mettere la mattina. Non importa, l'amico. Ma sei io già non... reclutato. Piacere, mio nome è Nikolai. Alarico. Ti stringe la mano. Senti che è una bella stretta di quelle... Anche io, perché adesso ho due punti specializzazione in weapon, che sono le mie mani, visto che ho i tocchi. Fammi vedere sulla bambola dove ti ha toccato l'arico. Esatto. Andate a casa e dite che questa è la carezza di morte. È morto. E perché l'estrema unzione, se tu la fai lasciando il segno delle cinque dita, coppi il frontino, gli fa. Mor la vede meglio, perché Mor è in alto, e quindi guardando giù se non vede un segno riconoscibile. Bel culto. Questa mano può essere piuma o può essere benedizione di Mor. Questa poi è una cultura, facciamo uno spoiler, in realtà poi questa... diffusione di come interpreta le regole di Mor. Alarico ci sarà una secessione in futuro, perché, futuro un culto, perché la gente sposta dal Vaticano ad Avignone, quelle cose lì, tutte quelle cose che abbiamo già vissuto. Che bello. Nikolai prende una sedia, si siede al tavolo con voi e vi dice: allora perché voi veramente qui, che state cercando? Se posso aiutare, io aiuto. Posso fare una prova di intuizione per capire se quando ha visto il simbolo, tipo l'ha preso, magari l'ha girato un attimo per capire da che parte, se sembra averlo riconosciuto o sta facendo così a caso perché sono un prete? Vai, fai una prova di intuizione. La prova, la difficoltà è normale perché... Cioè vai. Questo, 2, perché intelligenza sono una capra. E 2 di difficoltà. E 2 di difficoltà. Qua avrei potuto fare uno stunt con piedi, ma me lo tengo per dopo. Ritira il giallo. Il giallo lo ritiro. Dai, succedi. No. Due vantaggi. Allora,
se posso. Vai, certo, certo. Non sai se è perché ha riconosciuto il simbolo o perché ha capito che tu sei effettivamente un prete e non uno dei tanti che vanno avanti e indietro facendo finta. Però il suo voler aiutare è vero. Non sai per quale motivo lo stia facendo. Però sì, la sua richiesta... Sicuramente perché riconosce il simbolo di morte. Chi stavamo cercando, compagno Cutalion? Stavamo cercando Egon? No? Io guardo il cielo. Olaf ha la mano in faccia. E guardo Olaf. Era lui? No? No? Mi sbaglio? Cerco di interpretare la sua espressione. Io faccio il face palm di Bud Spencer. E la sua espressione la interpreto, tra l'altro, come un segno di no, non siamo per quella persona. Olaf intanto si sta stiracchiando e allungando con le mani vicino a dove ha le pistole. Clemens, forse? Mai sentito di questo Egon, ma forse io non conosce di nome, li conosce di faccia. Oh, molte persone passano di qui. Possiamo descriverlo? Com'era compagno Cutalion? Forse tu sei più preciso di me. Olaf intanto si alza e vado a controllare se Barin ha finito con... Io direi che arriva fuori. Mi sembra sensato. E si alza e sta per lui... uscire, mentre Barin entra e lui si rimette a lui, faccio... lui è compagno, sta uscendo, lui è compagno Olaf, un cacciatore di streghe, credo. Una persona importante, stiamo cercando Mastro Clemens allora, quindi... E vedi che anche Nikolai non è tanto contento della cosa che hai appena detto. Beh, ci credo. No, stai creando un sacco di tensione. Il pegno sono sorridente perché sono tutti che mi vogliono aiutare. La faccia di Egon ce l'ha lui. Io indico il nano, così. Quindi cercate Egon, giusto? Egon? Con noi si è presentato Egon. E vediamo questo Egon. Questo ti costerà due monete. Vedere buonasera. Questo Egon. Non mi ricordo, noi avevamo scoperto che il corvo era quello. Io l'avevo scoperto che il corvo era quello di Zetch. Sì. No, quando l'avevamo visto. No, perché quando siamo andati dal coso purpureo, tu hai creduto che quelli stessero raccontando balle. Sì, lì, ma poi che l'hai scoperto tu, allora? L'ho scoperto lì, mi hanno detto tu, loro. Okay. Tu non eri cioè, hanno detto loro tutti. No, io pensavo che fosse il complotto. Sei esatto. L'unico. Penso. Però non mi ricordo se avevo mai sentito il nome di Zench nelle due. Sì, il mago d'ametista l'ha tirato fuori. Sì. Egon. No, l'altro mago, quello che abbiamo dato, quello che stava simpatico a te, esatto. Il complottista, quello di cui hai fatto la cernita di tutta la cripta, esatto. Con l'affo, esatto. È lui, esatto. Quindi, chi siamo venuti qui a cercare alla fine? Non sono confuso. Siamo venuti a cercare la verità. Verità può fare molto male, anche l'arpione. Io vorrei vedere faccia di sì, questo infatti, Egon. Sì, infatti, calmiamoci. Innanzitutto, se è possibile, da bere. Se è una taverna, se ne avete. Yuri, porta bicchiere per Nano. No, grazie. Mio nome è Nikolai. Piacere. Mio stringe molto la mano per farti capire che lui è più forte di te. Non c'è problemi, glielo faccio stringere. Barin. C'è una A prima di Barin? Pensavo fosse Barin diretto. Dove era? No, hai sentito male, è sul bar. Sì, stavamo cercando questa persona. Vediamo se faccia mi dice qualche cosa. Non ricordo di aver visto questa persona. Insight. Non gli credo. Va bene. Ancora un altro complotto. No, cioè, uno a puntata però, ragazzi. Spendo un punto di fortuna e un punto di fortuna del gruppo. Scusate, mentre si è inalberato, Roberto ha perso un'altra sì, difficoltà. Se vuoi usare un punto del gruppo, mi devi dire come e perché essere nel gruppo ti sta aiutando in questa follia. Perché a me il fatto che lui non sappia dove è Egon frega quasi poco o niente, perché io non ho ancora capito se alla fine ci ha tradito o no. Ma io sento la tensione del gruppo e loro vogliono sapere assolutamente questa cosa. E quindi io voglio sapere se lui lo sta nascondendo o no. Va bene. Difficoltà? Difficoltà. La difficoltà è 2. Basta? Senza neri? Senza è neri. È una pippa sto tipo. O forse sta dicendo la verità.
0. Compito 0. È difficile da, da leggere. Allora, non sei abituato, è straniero. È straniero. Devo alzare l'intelligenza. No, è bello così, Alarico. No, 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 non mi dice nulla questa faccia, ma molte persone passano avanti e indietro qui e io non sono sempre in locanda. No. Potrei chiedere a Dimitri se è, sa. Oh, chi è. Sì. Ci ho parlato. Hai già parlato con Dimitri? Ho visto un orto interessante. Ho visto che coltivate piante di rara importanza. C'è qualcuno che usa la lancia qui? Noi abbiamo asce. Ah, peccato. Conoscete nessuno? Molte persone passano di qui, ripeto. Forse qualcuno avrà lancia. Mi potrebbe indicare una latrina? Lancia molto difficile da vedere in queste strade. Arma da ricchi. Pochi ricchi si fermano alla, alla ruota spezzata. Forse sei più in cerca di un giavellotto. O di una freccia. Chissà che cosa hai visto. Niente. Una torre dell'orologio. Sì, me l'hai descritto il sogno. Sì. A Schmutzplatz c'è torre di orologio. Mezza giornata di cammino da qua. Visto? Dobbiamo solo trovare un giavellotto ora e tirarlo contro la torre. Pulito. No, forse credo che l'interpretazione sia diversa. Credo anch'io. Dobbiamo aspettare che manca poco la mezzanotte. Non era una torre di o al mezzogiorno. Io vi invito a passare qui sera. Magari persona che cercate passa di qua. Notte è momento più ricco per la locanda. Oh, se lo trovate, fermatelo, è un traditore del culto. Capisco. Io sento una fitta alle palle. Esatto. Non ho specificato male. Io, quale culto? Io guardo te. Culto. Che cazzo è successo? Camere gratis per voi oggi. Ma sto cutaneo non sta molto bene. Anche sì, Olaf. Devo aver mangiato la colazione. Credo un po' di gas. Quindi fa le bolle. Sono di sopra le camere? Sì, sono presenti 6 camere. Possiamo scegliere a caso o dobbiamo prenderne una particolare? Vi darò stanza migliore di locanda. Che gentile, grazie. Grazie. Anche se è un elfo? Grazie, fratello. Sono molto contento che non siate razzista. Quasi. Alcune cose vanno oltre di razza. Vero? Fratellanza maggiore di razza. Grazie, fratello, per il vostro dono. Tanto saliamo. Magari dopo... Yuri, mostra stanza ai nostri ospiti. Se c'è verso... Magari verso l'ora di cena potremmo parlare con Dimitri. Mangia con voi, immagino. Dimitri mangia da solo, ma potete andare a parlare con lui quando volete. Mentre saliamo, sono solo lui. Ma quindi anche lui è un fratello di Mor? È sulla strada. È un po' strano. Non l'ho mai visto. Si sta incamminando verso il sentiero di Mor. Ah, beh, posso andare a dargli dei consigli? Sai che questo momento è un momento delicato, in cui uno deve stare con sé e la sua coscienza. Perché? Perché deve capire la sua reale vocazione. Beh, ma non la troverà sicuramente in una locanda in mezzo al nulla? Beh, in una locanda in mezzo al nulla saranno a parlare lui e Mor. E quindi Mor avrà il modo di manifestarsi in tutta la sua potenza. Non credo funzioni così. Ma sono contento che cerchi la tua interpretazione. Grazie, Larico. Vabbè, bel marinaio che cerca di trottinare. Sì, stavo sudando malissimo. La stanza che vi mostrano è effettivamente una bella stanza. Invece che avere 6 letti doppi, tutte trappole, però. In camerata, addirittura 2 soli letti a castello. E addirittura un baule, che è una roba di lusso. Epica. Esatto. Oltre a quello, notate anche che è molto vicina alla canna del camino, quindi è una delle stanze calde della locanda. Cosa che la rende la stanza più costosa della locanda. Ovviamente. E nel corridoio delle altre stanze ci sono persone, c'è movimento, sento rumore? Fai una prova di percezione. Ok, quindi observation, intuition. Observation.
Ok, quindi intelligenza più 1, 5 dadi. Difficoltà? La difficoltà non lo sai perché faremo un tiro contrapposto. Oh, babbo. Babà. E quindi chi lo sa? Però uno è giallo. Dimmi quanti successi hai fatto. Due successi, due vantaggi. Quanti vantaggi hai fatto? Ok. Allora, non senti rumori di altre persone e ci sono quattro stanze. Mm-hmm. La vostra è la più piccola, le altre sono più tipiche da locanda, quindi sono più una specie di camerata che una stanza vera e propria. E una di queste ha però la porta chiusa. Le altre hanno la porta tutta spalancata. Una di queste ha però la porta chiusa. Però non senti provenire rumori o scricchiolii o luci da sotto la porta. Ho capito. Mi avvicino proprio alla porta e ci appiccico un orecchio. Da dentro non senti giungere altri suoni, anche se senti che la maniglia è calda, come se fosse stata usata da poco. Da poco. Però non avete visto salire o scendere nessuno. Ok, se provo a girare la maniglia molto lentamente, come quando si cerca di aprire una porta senza fare rumore, scatta la serratura o è chiusa, chiusa, chiusa? Ti sembra che sia chiusa. E senti anche che qualcuno sta salendo le scale. Ok. Olaf è su in casa, in camera con noi? Olaf è sì, è lui in camera con noi. Ok, allora torno verso la nostra stanza e segnalo la cosa a Olaf. Olaf, abbiamo una stanza chiusa in fondo al corridoio, maniglia calda, l'hanno usata da poco, però è chiusa, non si apre. A questo punto forse è il caso che voi teniate occupati i due di sotto e io cerchi di capire se è una porta chiusa e basta. Okay. Se ci stanno nascondendo qualcosa. Ok. Ah, potrei far venire Dimitri. Dimitri dice che con 10 monete d'argento ci saprebbe dire chi è questa persona. Ho lasciato gli spicci a casa. Te li ho dati gli spicci prima di partire. C'ho anche i suoi. Ho lasciato gli spicci. Io ho queste e tiro fuori 5 monete di rame. No, tranquillo. Offro io. 5 io, 5 tu. Vedete che anche Olaf mette 3. Perché state pagando? È un'informazione che cerca chiaramente. Ma chi? Va bene, 3. Dimitri, no. È un presente quel ragazzo che era lì al campo. Ma prima, ti ha chiesto quei soldi prima che ci volessero aiutare gratis. No, conosco Dimitri. Ti do la mia parte. Conosco 3 monete. Dimitri, se poi non serve. Beh, dobbiamo tenere occupato di giù, giusto? Sì. Allora Rico, allora, tu sentite bussare alla porta. Chi è? Nicolai, ho vostre coperte per la notte. Entra. Io, visto che ho sempre un brutto presentimento, preparo l'azione. Ok. Da quando si apre la porta. E comincio a fare. Cosa vuoi fare quando si apre la porta? Se entra brandendo un'arma o c'è qualcosa che potrebbe dare, distruggere la locanda e metterci in pericolo perché è stata vista da Mor, sparo la cometa di Sigmar. No, ma perché? Ho un brutto presentimento. Vabbè, ha delle coperte, se sono delle coperte. Ma perché? No, beh, se ha delle coperte lo vedo. Una cometa in faccia? Se entra brandendo un'arma o un mostro, sì. Vabbè, anch'io ho la mano sulla pistola, però si entra a parte che preparo. Se mi dici preparazione a quando si apre la porta, non lo sai ancora se entra brandendo un'arma o a meno. Quando si apre la porta riesco a assestare la situazione. Allora, sto attento. Assestare la situazione non è italiano, ma faremo finta che lo sia. È un misto dall'inglesizzato. Io intanto faccio complimenti a chi ha mandato questi cioccolatini meravigliosi. Sì, assolutamente. Ci sono anche è ubriaco tra poco. Io quelli sono così poco. Sì. Ah, sono no, veramente fantastici. Assaggio questo allora. Quello l'ho assaggiato, buono. E mangiare un altro. Mia nonna mangia che vuoi, mangia che te sciupi, esatto. Poi fanno male, non va bene, certo.
No, entra portando effettivamente delle coperte. Sparo. Brucio la locanda. Mentre muri in zona. Credo che stanotte farà molto freddo, quindi tenete di coperte. Grazie. Molto gentile, grazie. Se avete bisogno di qualunque cosa, chiamate mio nome, Nikolai. Io sarò vostro servitore per stasera. Avete un piccolo altare? Un luogo dove pregare, anche privato? Abbiamo davanzale di finestra. Molti avventori inginocchiano davanti a finestra per pregare. Più vicini a loro dei, dicono, aprendo finestra. Beh, non al mio dio. Ah, io non sapere molto di dei. Beh, basterà. Ci sono corvi nei paraggi? Beh, molti corvi, come ogni posto dove seminare cose. Più pregato di così in mezzo ai corvi. Io vado all'orecchio di Cutario e mi bisbiglio. Forse lui lo sa se quello di sotto è un fratello di Mor. Grazie mille. Molto gentile. Qui quindi venerate Mor, giusto? Io non venero nessuno. No, quella è una malattia. Religione e malattia. Molti dicono che religione e malattia oppio di popoli. Ah, ecco perché avevo un brutto presentimento su questo posto. Io non sono d'accordo. Io non mi interessa. Ognuno fa ciò che vuole. Beh, nei limiti. Per me è tutto uguale. Comunque, se avete... Sono morti. Non sono persone. Vi auguro buona serata. Io credo che tornerò di sotto a preparare di cena. Felice notte, taverniere, dico tirandomela all'inverosimile. Chiude la porta dietro di sé e Olaf si avvicina ad Alarico. Gli si avvicina molto alla faccia, quasi sussurrandogli all'orecchio. Sì, e accosto l'orecchio. Se non impari a stare zitto e a pensare prima di pensare, aia, questi ci tagliano la gola stanotte. Come faccio a pensare prima di pensare? Pensare prima di parlare. Pensa prima di parlare, non parlare prima di pensare. E non parlare proprio, forse, sarebbe meglio. Beh, abbiamo risparmiato i soldi delle stanze. Adesso abbiamo gli occhi di tre persone che non conosciamo e che saranno sveglie tutta la notte a cercare di capire se noi siamo effettivamente chi diciamo o no. Forse hanno anche già mandato qualcuno ad avvertire chi di dovere. Siamo chi siamo? È questo che mi preoccupa. Non puoi andare in giro a rivelare tutto ciò che è una cosa solo nostra. Le informazioni sono potere, sono soldi. Non possiamo andare in giro a dire a chiunque chi stiamo cercando e chi siamo e perché lo stiamo cercando. Perché se troviamo la persona sbagliata, o ci taglia la gola, o ci manda qualcuno per tagliare la gola. O parecchi. Quindi mentire? Non ti sto chiedendo di mentire, ti sto chiedendo di tapparti la bocca. Dovrebbe essere semplice. Quando pensi di dover parlare, fai una preghiera a Mor di una decina di minuti. Beh, non potrebbe non fare male. In silenzio nella tua mente. Siete... No, beh, la preghiera a Mor bisogna sottovoce parlare. No, neanche. Allora, quando pensi di dover dire qualche cosa, stai semplicemente zitto. E se devo pregare? Fallo quando sei completamente da solo. Vai nel campo a pregare. Non è per questo che Mor mi ha portato qui. La mia parola viene dai suoi sogni. Se tutto è destinato a essere così, i sogni non tradiscono mai. Forse siete voi che siete di troppo, Mastro Olaf. Ma piano. Sono venuto qua perché mi avete chiesto di venire. Infatti, ed è bene. Va benissimo così. Esatto. Se non è necessario il mio aiuto, io non ho Olaf, nessun... Scusa, stai prendendo parola su... un argomento che mi sembra andato al di là di quello che doveva andare. Mi sembra però che o ci diamo delle regole precise o io non ho intenzione di passare la giornata a cercare di capire chi mi taglierà la gola. No, su questo sono d'accordo.
Cioè, allora, Rico, quello sto cercando di dirti, Olaf. Beh, ma se non è il nostro momento, proveranno a tagliarci la gola e noi potremmo seguirli. E così avremmo risolto tutto. Questa frase non aveva nel senso. Nel possiamo catturarli? Se qualcuno viene a tagliarci la gola. Sì, il problema è che se te gli dici a ognuna di queste persone tutto quello che dobbiamo fare, l'intento è giusto, ma il modo è sbagliato. Compagno Balin, capisco il senso di quello che ha detto Olaf. Non comprendo come possa aiutarci non fare nome di chi stiamo cercando, se lo stiamo cercando. Perché se quello che stiamo cercando, tu fai il nome alla persona che lo protegge. Cosa sperate, di incontrarlo così per caso in una locanda? No, ma no. Normalmente quando si fanno queste cose si cerca di entrare in contatto più intimamente con le persone a cui devi estrapolare le informazioni. Beh, i gusti sono gusti, non giudico, Mor non giudica. Vabbè, qui non è da ridare, mi schiappa. Faccio l'occhiolino a Olaf. Alarico, giù ci sono un sacco di persone, secondo me, visto che la locanda si anima di notte, che hanno bisogno di una parola. Perché voi dovete scassinare la stanza dall'altra parte? Lo fa lui. Era quello il piano, non dovevamo andare, esatto, a registrarli? Andiamo, sì, giù. Parla, parla finché vuoi, parla di Mor, parla. Ok. Vabbè, tanto a intortare, bravissimo Olaf, giusto? Mi prendo io la responsabilità. Se te la prendi da solo. Spero che non ti lascino da solo. E io sto uscendo e scendendo di sotto. E io vado giù con lui. Ah, ok. Devo parlarvi mentre i miei compagni stanno di sopra a scassinare una porta. E intanto Olaf ti allunga una pistola. Nel caso parli troppo. Ci penso con l'arpione. Non so usarla. Dalla a lui. Lui ce l'ha già. Ah, un impiego non fa male. No, a te non la dà. Sa che ce l'hai. Torna a memoria lo sgozzolo. Poi la gioco. Vale, così. Giusto, bello. Con un piede di porco lo sgozzo. Sto cazzo di piede di porco. Non sono riuscito una volta a uccidere nessuno. Forse perché non hai proprio un'arma fatta per uccidere il piede di porco. Non per sgozzare, sicuramente. Quello è un po' duro. Non secondo Half-Life. Ma giusto, è vero. Scendete quindi di sotto tu, Barin, resti di sopra, scendi di sotto anche tu, vai a parlare con Dimitri. Dai i soldi a Dimitri. Dai i soldi a Dimitri. Ti fai alleato Dimitri. Allora, io scendo giù con loro, osservo la situazione, sto sulla porta, poi vedo come va, se va bene vado da Dimitri. Perché siamo a rischio morte, penso. Mentre voi siete giù, vediamo come se la cava. Che tira. Una cometa. Ale! Ma c'è una cometa, oh. Sì, c'è una cometa. Una caterva di svantaggi, tipo apre la porta, ma sopra vedete che cleanse glong. Esatto, clonking. Soffio acido. E poi quella che di una scoreggia fortissima. Esatto. Rimangono tre svantaggi e una cometa. Lo scoprirete durante la serata che cosa è successo. Secondo me sentiamo una deflagrazione ignorante. Kaboom. Esatto. Rico. Kaboom. Quindi giustamente Alarico. Mentre scendiamo. Kaboom. Quindi non dovrei dirgli che siamo giù per distrarli. Sì. Questo mi sembra ovvio. Certo. Non è che me lo deve dire Olaf. È chiaro, Alarico. Io ho sempre saputo che tu hai capito tutto. Solo che sai, lui è un cacciatore di streghe, no? Sono didascalici. Purtroppo quella è la paura di morire. Sì, me ne rendo perché conto. In realtà il mio piano era perfetto, compagno Cotangelo. Ma non ho dubbi. Ci vengono a tagliare la gola. Li gonfiamo di botte senza ucciderli perché magari non è il loro momento e ci facciamo dire dove dobbiamo andare o aspettiamo un altro sogno. Purtroppo per chi non ha mai avuto sogni non può capire che la strada è già segnata. Esatto. Mi raccomando, mentre parli, medaglione in alto, eh. Orgoglioso, eh? Ok. Capito, non ci vuole, eh? Cioè, ma c'è bisogno di gonfiarlo, eh? Posso evocare il corvo? Sì, come no? È proprio, eh? Proprio così. Orgoglioso, eh? Devo fai vedere questo. Devo spaventarli? Corvo. No, devi solo far capire la nobiltà. Posso spaventarli? Se no, vuoi. Spaventarli no. Perché devono stare con noi, non spaventarli. Non posso assumere l'aspetto di Mor e farli correre fino a Aldorf. Ecco, è meglio se si allontanano da Aldorf. Quindi, se proprio devono correre, mandali verso il Sresnitz. Basta che mi metto dall'altra parte, in realtà. Perché. Ah, è vero, bravo. Non ci avevo pensato.
E scendiamo giù. Scendete di sotto e il piano di sotto è completamente vuoto. Ci sono ancora solo i due chisleviti di prima. La porta è stata chiusa. E il chislevita, quello più grosso, sì, Yuri, il butta fuori. Ha disposto sul Nicolai, non Yuri. Ha disposto sul, sui tavoli un po' di armi. Coltelli, pugnali, cose da, da bandito, da brigante. Delle maschere di tessuto nere con solo i buchi per la faccia. E è seduto a, a bere una, un boccale di birra. Quando vi vede scendere dice: oh, fratelli, molto contento che ha deciso di unirsi a voi in questa serata, unirvi a noi in questa serata. Miglioriamo, miglioriamo. Scegliete, scegliete pure ciò che volete. Il lavoro potrebbe iniziare a momenti. Oh, che meraviglia. Oh, ok, mi avvicino a un tavolo e prendo a caso. Okay. Non ho idea di cosa stiamo parlando, ma mi sembra ottimo per distrarvi. Ah, devo dire che questo cappuccio è di ottima fattura. Per i lavori non credo che ci sia niente di meglio. Qual è l'arma più grossa e ingombrante che hanno? No. Una bella mazza di quelle. È più un tronco con un chiodo infilato dentro. È più ingombrante del mio incensiero a mazza ferrata. 26 prendo chili. Quella. Ma riesci a tirarla su? Non credo proprio. Tanto hai di forza. Due. Avrai dei neri per usarla, però. Vabbè. Ok. Cioè, se devi solo abbatterla su qualcuno, sì, no. Sì, è di peso, poi devo anche risollevarla, però. Cioè, magari sto, è una manovra solo risollevarla. No, vedi che le armi sono proprio armi da bandito. Il massimo che puoi sperare di vedere è una spada lunga, che già è un'arma costosa. Se non sono vi... armi da taglio, manganelli, mazze. Se non vi dispiace, no. Maestro Nicolai, io mi affiderei al mio arpione. È confidenza, ho già trafitto un sacco di nemici. È un po' ingombrante questa. Io prendo un'accetta, se c'è. Fa sempre sì. Armi esotiche molto difficili da nascondere. Meglio prendere qualcosa che tutti hanno in casa. Oh. Una mazza, uno coltello. Quindi questa non è appropriata. Mazza va sempre bene, mazza è legno con chiodo. O forse è meglio questo, appoggio la mazza sul tavolo. La mia mano si illumina di un aloe nerastro, lo appoggio sul tavolo e faccio marcire la forma di una mano, bucandola da parte a parte. Quello troppo evidente. Nessuno ce l'ha in casa? Nessuno dovrebbe fare quello. Oh, ok. Spengo. Di che si, riprendo, si allontana un po' dalla riga. E riprendo la mazza. Ti sei pentito di avergli stretto la mano? Io non pensavo che mago fosse con voi. Sempre mago. Oh, fa 7 danni, critico 2. Grande mago. Beh, un coltellino quasi quasi, eh? Accetto il consiglio. Tiro su un coltello, tocco la punta, testo la lama col pollice. E vuoi coprire molto bene di faccia perché elfo è troppo riconoscibile. Va bene. Vuoi usare questo cappuccio? È un cappuccio molto più stretto degli altri, che ti schiaccia le orecchie e non fa vedere. Bene, a me non piace la piega della cosa. Prendo la porta e faccio, io vado da Dimitri. Mi metto il cappuccio e dico: ah, adesso mi sento come a casa. Io invece tiro su il sotto cappuccio che hanno tutte chiaramente le vesti di Mor, che si mette, c'ha solo il buco per gli occhi, non la bocca sale per i rituali, si mette sopra e si chiude col cappuccio. Quindi tutto nero, solo i buchi degli occhi. Corvi di notte pronti a prendere soldi di viandanti anche stasera. Noi dividere con fratelli di nostra città vicina. Oh, bel nome. Piace, eh? Pensa. Però è una concezione sbagliata, i corvi non sono animali notturni. Noi è corvi di notte. Noi essere corvi che come corvi mangia prede, noi facciamo, ma di notte. Tra l'altro sembrava credibile, vedersi. Non la più pallida idea dei corvi, sono rimani notturni o diurni. Più difficile di vedere persone. Più difficile di seguire impronte di persone. Vero. Beh, quindi, distraiamoci. Vedi che lui prende un'altra mazza grossa più o meno come la tua. Apre la porta, lancia... Non c'è nessun altro nella taverna, non c'è solo il locandiere. Lancia la chiave al locandiere. Quando vostro compagno arriva, digli di prendere anche lui mazza, seguire noi, il solito incrocio. E il locandiere facendo con la testa. Buio è meglio per nostra professione. Voi dovete essere ultimo arrivato di gruppo. Preferisco fare le cose alla luce del giorno.
alla luce di giorno è più difficile nascondere. Sì, ma lui ha fegato. Lo abbiamo preso nel gruppo proprio nascondere perché... cosa? Io ho a che fare solo con i cadaveri. Anche Pokov aveva molto fegato. È stato il primo a morire di guardie imperiali. Beh, io ho solo a che fare con cadaveri, non c'è nulla da nascondere. Il vostro gruppo ha modo di fare molto attivo. Siamo spicci. Vabbè, una testa spaccata non si rifiuta mai a nessuno. E ti dà una pacca sulla schiena. Infine un livido. Due danni. Ti come te in faccia. No. Vi apre la porta, vi fa cenno di uscire. Io guardo la Rico. Da occhio a occhio. Io non ho ancora capito cosa sta succedendo, ma va bene. Siamo entrambi incappucciati. Lo stiamo distraendo. Esatto. Io sì, l'ho capito, mi sa. No, l'ho capito io, Robè, ma... No, è collegato al vecchio, diciamo. Vi porta sulla strada e andate un po' più verso nord rispetto a dove state. In realtà state andando nella direzione del villaggio con la torre dell'orologio, Schmatzplatz. E incrociate a un certo punto la strada che da Marburg arriva e incrocia la strada che va verso Aldorf, dove ci sono svariati cespugli, rocce abbastanza grosse. E quando arrivate vi dice: prego, vuoi scegliere di primi? Perché fratelli di lontano sceglie di prima mano. Uno di questi? E indico cespugli. Ottima scelta, io nascondo sempre. Ah, lo prendo e inizio a cercare di sradicare il cespuglio. No, voi... nasconde dietro di cespuglio. Ma cespuglio resta lì, eh? Perché? Quando arriva carro, noi attacca carro, noi prende soldi. Ah, e forse uccide gente a questo punto. Capito? Sì, ho capito ora. Ci nascondiamo dietro? Non ti preoccupare, ho capito tutto. Mi nascondo dietro cespuglio. Io in quel momento, nel momento in cui lui ha detto ho capito tutto, ti preoccupi, vivo un momento di inquietudine dentro e vorrei essere in mezzo al mare veleggiando verso l'orizzonte senza un filo di vento. Ti metti vicino a me? Certo. Ah no, ti dico cosa ho capito. Stiamo per attaccare il carro di Mastro Egon e gli faremo domande. Esatto. Su quello che sta succedendo. Siete a un quarto d'ora dalla locanda più o meno. Vedi che ho fatto bene a parlare? Ho detto di parlare. Intanto il buon Barin che stava andando da Dimitri. No, io sono uscito dalla taverna, ho fatto il giro. E hai visto noi andare via. E aspetto loro che vanno via. Ok, vediamo se Dimitri, che passa le sue serate a fare la guardia alla locanda dalla casupola, ti nota e inizia. Tu fai qualcosa per nasconderti? Sì, sì, voglio essere furtivo. Quanto hai di scaldangheri? E di agilità. Includendo, ah ok, 5. E gli scaldagri è un giallo. Due neri. Ah, c'è un bianco di fortuna, forse. Già con me. Perde la vista. Ti vede. No, in realtà non ti vede. Mi finisce un tizzone rovente negli occhi. Rimane cieco guardando il camino, Non ti vede e tu senti provenire un rumore di persona che russa molto molto potentemente dalla casupola di Dimitri. Vabbè, tanto russa pesantemente, quindi lo lasciamo lì per 10 minuti. Loro si allontanano lungo la strada. C'è una porta sul retro, qualcosa del genere? Allora, fai una prova di osservare, perché non ci sono porte evidenti, però magari la classica botola tipo Kansas che porta nella cantina, nascosta dai cespugli. Difficoltà? La difficoltà è 3. 3. E tu sei nano, quindi non hai nessun problema nell'essere alcuna. Ah, come adoro questa cosa. No! Però hai dei vantaggi. Ho 3 vantaggi. Allora, non trovi nessuna porta nascosta, nessuna botola, nessuna porta sul retro, non ci sono scale o corde che salgano ai piani di sopra per entrare dalla finestra. Noti però che la finestra della camera che aveva la porta chiusa è sbarrata anche quella, mentre tutte le altre sono aperte.
E noti anche che la porta della casupola di Dimitri è aperta. La porta della casupola di Dimitri è aperta? Sì. Urca. Va bene, visto che non trovo un'entrata secondaria, io mi avvio verso la casa di Dimitri ultimamente. E se è passo dall'orto, se quelle erbe sono rare... Sì, sai che se raccolte nel modo giusto e con la dovuta dovizia possono valere abbastanza. Se le raccogli grossolanamente di fretta rischi solo di buttare via quello roba. Che vabbè, se quello russa lo sento se smette di russare. Sì, però devi allora fermarti e fare quello invece che andare verso la casupa. Ah, ci vuole parecchio tempo. Cioè, è come sì, quando sì. I druidi si mettevano a raccogliere le cose una per una, perché se sradichi la pianta così... rischi solo di danneggiare la pianta. No, ok. L'importante è che lo senta russare. Intanto sì. Mi avvicino alla casupola e do un'occhiata dentro. Tanto non ho problemi col buio, quindi posso darmi lì su un'occhiata dentro. Faccio prima scaldaggeri. Fai... beh, un'unica prova. Fai scaldaggeri e basta. Allora, agilità. Ci riprendiamo del tempo. Prendiamo parecchio tempo. Sì, puoi usare tutte le stance verdi. Ne ho 5, ne ho 5 di agilità. Difficoltà? La difficoltà è 3 e non aggiungi neri, sempre per lo stesso motivo. Abbiamo successo. Un bel po' di successi. Quattro successi e un vantaggio. Allora, ti avvicini facendo attenzione a non calpestare le piante che poi vuoi raccogliere e a fare silenzio, quindi senza passare... Vabbè, l'orto sarà da una parte, la strada per andare lui sarà da un'altra. Non c'è una strada, è vera e propria. La sua casetta è praticamente in mezzo all'orto. Ah! Allora sì, faccio molta attenzione a non calpestare. Quindi fai attenzione a non calpestare le piante e a neanche a calpestare magari fogliame secco che può esserci per terra. E quando arrivi davanti alla casupola, la porta è appunto come ti dicevo aperta. Dentro non c'è nessuna luce, quindi non c'è una candela o altro. E allungando la testa all'interno, vedi che Dimitri è riverso su quella sottospecie di letto che c'è nella casupola. Una bottiglia di qualche cosa è per terra di fianco alla sua mano e lui sta proprio dormendo della grossa, ancora mezzo vestito, mezzo ubriaco. Il vantaggio è anche che noti che legato alla bottiglietta c'era qualche cosa. Non vedi che cosa ci fosse, però c'è ancora il legaccio. Ok. Che teneva legato qualcosa alla bottiglia. Provo a cercarlo. Fai una prova di osservare. Anche in questo caso la difficoltà è 3, perché qualunque cosa fosse, dalle dimensioni è piccolo. Posso fare una cosa? Sei da tutt'altra parte, puoi anche fare cose parallele. No, volevo fare una cosa GDR, no? Perché visto che sul mio Minor Blessing non dice la gittata, io in questo momento mi sento, spero che Barin se la stia cavando, che Mor lo protegga. Okay. Oddio. È un bianco in più. Tiri. Se il master lo concede, io lo concedo sempre, tanto quando lo faccio è sempre vuoto. Non è un problema. No, non trovi. Non trovi nulla che possa sembrare una roba che poteva essere attaccata a una bottiglia con un legaccio. Comunque, era un fallimento e due vantaggi. Nonostante tu non abbia trovato niente di particolare, vedi comunque che lui ha un piccolo bauletto molto piccolo, ci potranno stare dentro giusto un po' di monete, qualche chincaglieria, e l'altro vantaggio è che la chiave è legata alla cintura di Dimitri in bella vista, no, del bauletto.
Ma io non sono un ladro, sono un trafficante. La chiave è lì in bella vista. Parte, sì, decidere. Sì, che ma cosa se faccio parte. Incazzare Dimitri poi. Con mano ferma. No, senti, io sto pensando di tirare fuori un po' di cianuro e fargli così sulla bocca, eh. Lì, anche lì è tutto. Sei libero di fare quello che vuoi. Esatto, puoi. Sei un uomo libero. Palla allora, sei un nano libero. Va bene. Nel frattempo, voi che vi trovate lungo la strada, sentite un carro che si sta effettivamente avvicinando a voi, che viene da nord verso sud. E non vi sembra che sia particolarmente guardato. C'è giusto il tizio che conduce il carro e un altro tizio a cavallo di fianco a lui. Sono armati? Il tizio che conduce il carro no, l'altro vi pare che abbia una specie di manganello legato di fianco, giusto per tenere lontani magari i più inesperti dei banditi, però non ha grosse speranze contro un gruppo ben... Che c'è sul carro, scusa? Un tizio, solo il cocchiere. Il cocchiere e un tizio a cavallo di fianco a lui che sta seguendo il carro. E il carro è un carro mercante, non è un carro di quelli da trasporto. Non ha delle balle di fieno sopra e non ci sono persone... Però non è di quelli alla Robin Hood, con dentro i due tizi... È un carro con un telo, dato che non c'è una luce. No, non è un blindato tipo da trasporto tesoro. Non è una carovana da far west. Neanche da nobile o... No. Potrebbe essere di qualche piccolo mercante della zona che magari porta avanti e indietro frutta, verdura o altre cose. Non è sicuramente quello di Egon, quindi rimango fermo. E il vostro amico Kislevita invece vi fa un cenno da lontano, vi fa un segno di quattro con le dita e il segno di accerchiamo il carro. Ok. 4, 3, Enrico, 2, preparati. 1. Il carro sta passando in mezzo a voi, quasi, e lui salta davanti al carro colpendo, o cercando di colpire, adesso vediamo, il tizio a cavallo per coglierlo di sorpresa. Io salto dietro il carro. Io guardo, io sconcertato, perché non capisco cosa sta succedendo. E il tizio, questo era un successo, il tizio colpito da Nikolai cade a terra, sentite un brutto croc di un osso che cade, che si spezza mentre cade da cavallo. Frattura, ferita critica? Ferita critica. Provo a fermare la mano di Mor. Vai, cosa devi fare? Immagino che sia andato unconscious. Sì, è più che unconscious. Cioè, quasi mortius. Quindi è dying. Devo fare una prova di pieti. Mi dai qua 5 blu. 5 blu. 5 blu, 3 gialli e 3 bianchi. Bella Madonna. Madonna, 3 gialli. 3, 4, 5. Comincia a ciapare i blu. La difficoltà della ferita, se ti interessa, è 3. Critica è la difficoltà più un nero. Tieni. E allora sono 3 viola e un 3 viola e un nero. 1, 2 e 2 viola. Ciao. Sono giusti, no? Sono 5 più i vari bianchi che c'hai di dadi bonus, più quelli delle specializzazioni. Ok. E basta, no? Yes. Aspetta, in più sto usando un potere di rank 1, quindi c'è un altro bianco. Tieni. E un altro bianco. Tieni. Buona fortuna. Ma se che tale idea. Così, andò. Vale. Beh, i viola non hanno fatto nulla. Bene. Secondo me è resuscitato. Quasi. 46 successi. E una cometa, 3 successi e 3 vantaggi. Praticamente. Torna a cavallo. Lo curo di una ferita. Gli tolgo la ferita critica. Quindi come se non sia accaduta. E in più guarisce di uno. Ok, cade comunque dal cavallo per il colpo. E no, vediamo. Ferma la tua mano. Se il cavallo si imbizzarrisce e scappa. Compagno Nikolai, hai colpito nel punto sbagliato. Minghi. Compagno Nikolai, la ruota dovevi colpire. Il cavallo sta partendo alla grandissima di la severità era 3, quindi 3 di ricarica. E quindi l'altro cavallo, vediamo se sì. No, 3 viola. Che bello, io sono sul cassone del carro. Evviva.
E anche l'altro cavallo si imbizzarrisce e inizia a correre. Quindi, iniziativa, perché vedete che i cavalli si stanno imbizzarrendo e iniziano a scappare. Vi ricordo, è una prova di agilità. Yes! 4. Due successi. Un successo, perché il vantaggio per lui conta successo. Allora siamo... Ah no, scusa, tre successi. Scusate. Io uno. Vabbè, te sei nel cespuglio, è giusto. Un successo in tutto. Sì. E in realtà, era un vantaggio, ma io lo converto in successo. Ok, quindi il cavallo è prima di te. E tu sei... No, i cavalli sono agili. Però c'è anche il tizio che è caduto per terra adesso. E prima di te, che bello, quello ha preso una randellata. Che è in contemporanea, quindi agisci prima tu lo stesso. Sta uno di voi. Nicolai, che quanta iniziativa? Il Nicolai ha fatto uno meno di te. Ok, quindi sono io il primo. Io mi catapulto dal cocchiere, da dietro. Ok. Mi avvicino, lo prendo da dietro per la gola. Mi avvicino al suo orecchio e gli dico: non fare niente. Se vuoi cara la vita, tira le briglie e tieni il cavallo fermo. Ok, fai una prova di guile. Okay. Non c'è intimidire? Sì, c'è intimidire. C'è intimidire? No. Sì, intimidire. Due gialli. È giusto, ma allora è una prova di intimidire. 4 dadi. Su strength? Sì, su forza. Sì, a meno che non hai questa abilità. Ah, che ci vuole lettere, manda su carisma. Su fellowship, sì. Difficoltà? La difficoltà è quella standard. 2. Sì, perché ci sono dei problemi con Facebook. Sì, anche a me sul cellulare scatta di brutto, ma a Gianni invece va giusto. Chi lo può sapere? Minchia. Lo scopriremo solo vivendo. No, l'ho visto dal cellulare di Gianni e andava pulito. Sul mio uno scatto ogni 30 secondi faceva. Un successo. Tipo 0,00001 fps. Bene, ottimo. Dicevi? Un successo, va bene. Vedi che lui inizia a tirare le briglie. Ma prima sta a Nicolai, che vede che il tizio caduto da cavallo si sta per rialzare e gli tira giustamente un'altra cricca in faccia. Una sfida a distanza tra la Rico e Nicolai. Beh, magari lo gli spezza il collo. Ma magari era nello stesso momento. No. Se l'ho salvato non è venuto il suo momento. Urca. Stavolta si fa male a Nicolai. No, ora non lo so, sai. No. Secondo me gli ha spappolato la faccia. Beh, una ce l'ha di come sì, però. Sì, sono però 4 successi. 3 successi. Che uno l'ho già tolto. E un vantaggio è una stella. Gli fa una brutta ferita. Per la precisione. Vedete che è stordito il tizio che è caduto a terra, perché l'ha ricolpito in faccia. Non è morto, però è quasi completamente andato. E vedete però che la mazza, quella bella pesante con il chiodo, si è piantata nel terreno. Lui sta facendo parecchia fatica a rimuoverla, quindi la abbandona lì. E quindi poi non ha più la mazza. È disarmato. Il tizio che doveva tenere le briglie, vediamo se riesce a tenere le briglie. Posso aiutarlo? Tipo aggiungendogli il dado bianco. Usando la tua fortuna? Sì, sì. Vai. Questi sono 4, questi sono solo 2. Non riesce a trattenere il cavallo del tutto, però il cavallo non è partito imbizzarrito all'impazzata, sta semplicemente andando via. Ok. E ha una velocità tale che A, non rischi di cadere dal carro, né rischia di cadere il tizio che sta guidando, e B, non è impossibile riuscire a fermare il cavallo dopo un attimo che si è allontanato dal trambusto. Alarico vorrebbe fare, come manovra se possibile, uno stunt, a meno che non sia un'azione, però dice... No, è un'azione.
Sì, no, per adesso la uso così. Voglio fare uno stunt usando la mia santità, cercando di capire, perché non sto capendo bene quello che sta succedendo. Non mi sembra che ci sia Mastro Egon, a meno che non sia sotto il telo. Sta colpendo un tizio che era fermo. Voglio provare, a guardandomi in giro, guardando sia segni che l'impeto che ci sta mettendo la gente a fare questa cosa, che visto che lui si sta trattenendo, l'altro no, cercare di capire la situazione. Siamo forse noi cattivi? Sono loro i cattivi? Ok. Mi sono infilato in qualcosa, come mi capita spesso, in cui, a differenza di stupidi idiota, lui non si farebbe queste domande, ma voglio provare a capire se... Vai. Cosa ha senso della situazione. Questa è l'azione, quindi non è la manovra. Ok. C'è una qualche difficoltà in più o... Stunt è varia, basata sullo stunt, discrezione del GM. No, allora è una prova normale. Dai, due gialli. Non è un incantesimo, quindi questi due via. Vabbè, triliardi di successi e una cometa. 5 successi, 3 vantaggi e una cometa. Uno dei vantaggi è, per un momento, visto che c'è stato proprio recentemente ancora fresco il flashback, mm-hmm, mi torna un po' dell'agilità mentale. E quindi penso, forse siamo solo finiti in caso di incomprensione in una cosa di banditaggio. Che è esattamente quello che è successo. Ok. Ti ricordi adesso anche un'altra cosa? Quando avete trovato le prime volte il simbolo del corvo in giro per Aldorf, una delle cose che sapeva Cutalion è che poteva essere un simbolo di una gang di banditi, contrabbandieri. Che lui pensava anche che poi c'era, se non sbaglio, Pintus che pensava che c'era qualcosa a fare con gli orchi, e poi non era vero in realtà, ma probabilmente esatto, era una gang Ozench. Esatto. E invece ti rendi conto che questi sono effettivamente quelli della gang. E allora, come mia manovra, mi avvicino e poi farò altro. A questo punto mi avvicino verso Nicolai. Ok. E il tizio che è steso per terra, vediamo se si ripiglia un attimo o se è destinato a svenire. Lo aiuto, gli do un bianco in più. Ok. Mor, fallo rialzare, non è colpa mia. Due favore. E ricarica tutto. No, vedete che vomita un po' di lato, ma non è ancora del morto, tutto andato. Ma non è neanche abbastanza in salute da potersi alzarsi, da potersi alzare e difendersi. E sta a Cutalion. Allora... Ok, allora, siccome io sto dalla parte dei buoni, faccio... Taglio la gola. No, 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 tutt'altro. Allora, provo a fare una prova contrapposta contro l'osservazione di Nicolai, mm-hmm, per dare un vantaggio al cocchiere, con la manovra... Provo, okay, a fare il magheggio. Si chiama così, manovra... Si chiama, sì, esatto, manovra di distrazione, esatto. E un nero. Benissimo. 4, allora, dunque, 4 di questi. No, scusate, ho sbagliato. Sì, no, 4 di questi qua, più 1 di questi qua, più 1 bianco. No? La merda, quelle di... Mamma mia, questo era un successo, scusate. Sì, sì. Comunque ci sono 4 fallimenti e 2 vantaggi. Esatto. 4 fallimenti e 2 vantaggi. Niente. I due vantaggi sono che, innanzitutto, Nicolai non ha notato questa cosa. Mm-hmm. Che stavi cercando di aiutare il cocchiere piuttosto che fermarlo e rapinarlo. E anche che il carro non sta passando sopra al tizio, uccidendolo, schiacciato dalle ruote del carro. Ok. Tra l'altro, salendo prima sul carro, hai notato anche una cosa. Che sul retro c'è sì qualche sacchettino di monete, ma più che altro sono ortaggi e poco altro. Mm-hmm. Quindi non è neanche uno di quei carri
che lapinare, per fare un grande bottino. Esatto. Nicolai cerca di dare il colpo di grazia al poveretto. Vediamo se sopravvive. Ma questo se l'avete cercato di dire. Sono altri due successi e una stella del caos. Lo prende per il collo e inizia a strangolarlo. Quando vedete che il tizio per terra, in un ultimo, probabilmente è stato più un riflesso istintivo che altro, gli tira una ginocchiata nelle palle, per cui il tizio è ancora più vicino alla morte. Ma gli saranno tutte critiche? No, una sola critica. Ah, ok. E quante ferite ha? È molto ferito. È molto ferito perché è un PNG, okay. Qualunque. Quindi ha un'altra ferita, un'altra ferita ed è morto. Vabbè, sì. Però anche Nicolai viene ferito. E sta a il tizio del carro. Che un po' cerca di rallentare il carro, ma non lo vuole fermare del tutto, perché comunque vuole scappare. Vuole allontanarsi da, almeno se deve avere a che fare con dei banditi, che sia un solo bandito e non tre. Mm-hmm. E il cavallo si ferma completamente, tranquillizzato, forse un po' dall'essersi allontanato abbastanza, forse perché non sente più rumori da dietro. L'altro cavallo è scappato completamente, non è più in vista, quindi il cavallo si ferma e il tizio è abbastanza preoccupato e ti dice: non uccidermi, non voglio morire, prendete quello che volete dal carro e lasciatemi andare. Sta ad Alarico. Alarico, che è vicino a Nicolai e il tizio, no? Mm-hmm. Con una manovra. No, niente in realtà. Niente. Provo. Mi avvicino al tizio. Mm-hmm. Provo intanto a invocare il favore di Mor. Mm-hmm. Usti. Due stelle del caos. Stighe. Quindi questo e questo van via. In realtà sono. Questo lo ritiro. Sono 5 vantaggi, 3 successi e 2 stelle del caos. Di base la stella del caos non fa niente su Curry Favor, però dimmi tu. Comunque intanto con i 5 e 3 guadagno 5 favore. Non so cosa può essere in questo caso stella del caos su un'azione che riesce. No, per ora. Perché in teoria è prevista nella parte. Se vuoi ti dico quella della passiva. Se dopo che hai completato questa azione hai più favore del doppio del tuo willpower, corri nell'ira di Dio. Sei staggered per 2 round. Direi che avendone presi 5 arrivo esattamente al doppio del mio willpower. Quindi niente. Più del doppio, dice. Più del doppio. 3 8 6 8 More favor than twice. Ah no, proprio preciso. Poi facciamo che ne ho fatte 2 uguali. Tanto staggered è tipo un nero. Diciamo che More sta guardando attentamente. Sì, no, sta guardando attentamente qui. Sta guardando attentamente poco più in là. Poco più in là, quindi mentre mi accorgo di questo mi fermo un secondo nella recitazione della preghiera, perché sono spaventato. Forse è meglio non richiamare il favore di More adesso, ma troppo tardi. Esatto. Quindi mi prendo staggered e provo a lanciare Cure Wounds contro il tizio. Cura ferite. Cure Wounds. È un po' come il Second Exchange. Ho capito Cure Wounds. Ah sì, Cure Wounds. Ho dimenticato la che. Ho detto Cure Wounds. Cure Wounds. Allora, è Invocation, quindi uno in meno di questi, quindi 4, più 3, sì. Più mi dai 5 bianchi. No, 4 bianchi. Ma sì, tieni. A mangiare. Ce l'ho 4. Cioè, quando tira l'arico il pool dei dadi si dimette. Poi aspetta, tappo questo, mi dai altri 2 bianchi. Scusi, certo.
Spendo uno di fortuna, vedo un altro bianco. Senti, ma me lo potete? Sì. Alla fine della partita. Una fetta di culo. Spendo anche uno di fortuna del gruppo, perché il gruppo mi aiuta, perché siamo in gli unici due del gruppo in questo momento sono quelli che stanno cercando di salvare la vita di questi tizi. Quindi è interesse del gruppo salvare tutti. Verso fine campagna, Enrico li tirerà tutti. Sì, sì. E rovescia direttamente il vassoio, così com'è. Difficoltà è 1 più 2 perché ho già fatto carry favor, più 2 perché base, più un altro viola perché ho fatto carry favor. Un altro viola. Sono 4 blu, sono finiti. Ne hai 2 in mano. Due in mano. Cioè, tiro un sacco di dadi, però ho 4 viola. Il nero dello staggered che ti sei voluto ragione. Dare. Quasi ci godi. No, è giusto, è corretto che io abbia avuto quello staggered. Attenzione. Fischia belli bianchi, utili. No, i bianchi ne ha tirato 72, ma i bianchi sono questo è meglio. Però c'è una caterva di svantaggi. Sono 3 svantaggi, 4 successi e una cometa. La cometa. Allora, aspetta, quanti successi? 4. 4 svantaggi? 0. Zero. Quindi recupera 4 ferite più la cometa ha un'altra ferita ed è curato di tutta la fatica e lo stress. Quindi uno di 5 ferite, okay. Non critiche perché non ho fatto vantaggi, però subisco uno stress per gli svantaggi e l'altro svantaggio poi te lo dico, ora te lo dico. Cos'è? 2 stress? Uno stress. Mi avvicino? Non è giunto il tuo momento, questa è la parte sbagliata, gli metto una mano sulla spalla, invoco Mor, rigenero ovviamente tutte le sue ferite tranne la critica. Recupera anche tutto lo stress e la fatica, ma la prende molto molto male, perché da morente si ritrova, probabilmente pensa che o stiamo giocando per torturarlo oppure, cioè, gli stiamo prendendo l'anima, siamo cose del caos, quindi è completamente fottutamente spaventato. Ok. E sta a lui che si è finito il video di Facebook. Bene. Okay. Stasera Facebook stasera va così. Fumble. Stasera va così. Hanno fatto l'interfaccia nuova per i video? Non funziona un cazzo, non so. Però è nuova. Sì, scusa, hai ragione. È una Zuckerbergata, hai ragione. Però è nuova. Ma non funziona. E vabbè, andremo avanti con il resto. Impossibile accedere al canale. Ci recupererete nel podcast di Facebook. Esatto. Di Facebook, sì, sì. Però il video lo stiamo registrando, no? No, non registriamo il video. Ah, ok. Quando mai abbiamo quindi registrato il video? Perché stiamo vedendo il video così per divertimento nostro? Perché si è appena bloccato. Esatto, santo podcast, vinci per noi. Dopotutto, Fumble è un podcast, il video è un accessorio. Esatto. Giusto. Giusto. Che ne pensi, Roberto? Già. Perché lo fa solo da quanti anni? 4 e mezzo. Okay. Lo faccio sempre da 4 anni e mezzo, sempre convinto che il video sia importantissimo. Che non è vero, però io quando lo voglio vedere, poi non guardo Fumble. Però. Vabbè, dicevamo che lui si allontana, visto che è riuscito a dare un calcio a Nikolai, cerca di prendere la sua spada e trafiggerlo. Ah, una spada? Mm-hmm. Ma è spada nel senso di un pugnaletto del cazzo. Una spada o pugnaletto? Dipende dal punto di vista. Quando l'uomo con la spada incontra l'uomo col pugnale, l'uomo col pugnale dice minchia. A meno non sia l'altro di ventesimo. O che non sia un pugnale Vorpal. Perché è quello. Può capitare. Miracle Blade serie perfetta. Questo non è Vorpal. Non è Vorpal. Però gli rimane piantato nello stomaco a Nikolai. Aiuto. Che essendo un chislevita bello grosso arretra con il pugnale. Se lo ride, fa orma nuova adesso. E sta vistosamente perdendo sangue. Il solito pazzo. Ma dato che adesso ha un pugnale in mano, mamma si getta mia. Con il pugnale sul tizio che era stato curato, ma prima o poi. Bello, fullato a parte la critica. Dai, se regge ancora un round, poi posso rimpedirgli la morte. La guerra. Sai che non credo che reggerà un altro round. La guerra personale. Però c'è un fallimento, c'è una stella del caos. Allora, sì, ma ci sono anche 2 vantaggi e 3 successi.
Tra l'altro la stella del caos su quelli melee ranged non fa assolutamente niente. No, non fa praticamente niente. Beh, si prenderà un po' di stress. Non si capisce molto bene la funzione della stella del caos. È più che altro sugli incantesimi, perché è il caos, è il caos. Gli pianta il pugnale in pancia pure lui. Tieni tua arma, ti restituisco tuo pugnale. E non rialzare, per favore. E sta a Cutalion. È morto? Non lo sai. Beh, è attaccato al pugnale o è caduto per terra facendo... Era già per terra, quindi era difficile capire. Si agita? No. Io ho lì davanti l'individuo terrorizzato. Sì, che ti ha chiesto. Vedi tutto quello che vuoi, lasciami andare. Io gli faccio così, con la mano. Sarà giunto il loro momento. Zitto, non dirò una parola a nessuno. Fingiti svenuto. Ok. Si accascia lentamente, però tenendoti d'occhio. Gli faccio vedere il pugnale che avevo preso sul tavolo della taverna. Chiudi gli occhi, io te lo pianto in gola. No, non chiudi. E comincio a prendere i sacchi di monete e li tiro giù dal carro verso la strada dove sacchi c'è Nicolai. Sacchi di monete? Sono due sacchettini così. Sì, okay. Io stavo cominciando a pensare, il sacco di monete, il secondo sacco era di no. Ehi! Esatto. Se no se glielo tiri in faccia ti fai la nave poi. Ehi, fratello! Verso Nicolai. Vuoi anche la verdura? Sì, in locanda avere sempre bisogno di verdure per stufato. Bene, prendo tutto io. Anche stasera. Ha finito? Già, non stiamo più facendo round. Se vuoi fare qualcosa. No, io volevo avvicinarmi per vedere. Ero là vicino. Vedere se ti sei morto. Sì. Tu ha cadavere con cui divertire adesso, eh? E ti dà una bella mano insanguinata sulla spalla, lasciandoti una bella macchia di sangue. Sarà giunto il suo momento. Gli faccio estrema unzione. Ok, lo ungi. Voi imperiali sempre molto strani. Già. Ma ognuno diverte come può. Io diverte così e si riprende il pugnale che ha piantato nella pancia al tizio. Riprende anche la mazza che c'era per terra. Noi prende anche cavallo adesso. No, cavallo no. E noi non portiamo sacchi di patate fino a locanda a mano. Allora aspetta che butto giù il corpo di quell'altro. Ma lascia fare tuo amico, mi pare che diverte con cadaveri. No, ma non ti preoccupare, perché lui lo vedi gracilino, no? Per i trasporti ci sono io. Io sto fissando. Io vado e provo a caricarmi in spalla il finto svenuto. Naturalmente così. E poi lo mollo sopra un prato, un giaciglio lì accanto alla strada. E gli faccio sempre proprio molto leggermente gli do un calcio. Delle benedizioni. Gli do un calcio e lo butto in un fosso. Non hai le benedizioni. Perché non credo che alla fine il banditaggio sia visto male da Mor. Perché alla fine sono gente che muore. Lui era preoccupato per i risvolti etici, hai capito? No, perché io Robè vorrei ammazzare il tizio perché è un'infamata, Nicolai. Okay. Però magari in realtà è giunto il suo momento, i banditi, se no volevo controllare se diceva la morte velocizzata dall'illegalità è mal vista. No, non credo che ci sia scritto nulla di tutto ciò. Anch'io, però... Considerato che Warhammer è più gente crepa meglio. Dai, io in questo momento sto ripasso lì che fisso il tipo e ripasso i dettami di Mor. Ok. Io lascio tutto. Le ali del ricco, eh? Carico tutto sul carro. Le ali del ricco. Ma allora, ricco è colui. Ricco segue le ali di Mor. Allora Ricco, vuoi un passaggio? Nicolai sale sul carro. Io sto aspettando che... Io sto ancora fissando il cadavere del tizio. Oh, tuo amico è in grado di tornare in taverna? Ma non da solo. La notte è buia. Ci sono briganti. Noi essere briganti. Siamo noi. Lasceremo, se vuoi, scia di piccole briciole di patata per far seguire tuo amico. Va bene, sì, forse è il caso. Così prende... le beccano i corvi e lui segue i corvi. Prende il pugnale che è ancora insanguinato. Così pulisce anche coltello e inizia a tagliare una patata in modo da lasciarne piccoli pezzettini per terra. Allora Ricco, segui le patate. Non dà segni di vita e quindi vado. Poi di nuovo Monaco, segui la patata. È un concetto che non capisco. In effetti potrebbe essere. Intanto Barin è ancora davanti alla cintura di Dimitri.
indeciso sul da farsi. Io un'occhiatina dentro lo scrigno gliela do. Tanto sta ronfando come dal sentore un alcol bello tosto. Sì, da quel che pare sì. E giù di scaldagri. No, non ce n'è neanche bisogno. È talmente ubriaco che non c'è bisogno di farsi dei problemi su sullo staccare la chiave, perché basta prenderla. Ok, apro. Apri il baule e dentro vedi che sì, c'è qualche moneta, ma non sono tantissime. Saranno, una dozzina di monete d'argento. Si pulisce. Bella però la prima frase che dice: Morra ha un sacco di preti, un sacco di templi e un sacco di giorni sacri, ma nessuno lo prega. Solo i morti hanno bisogno della sua protezione e i morti non pregano. Tranne Alarico, che è l'unico vivo che lo prega effettivamente. Perché ha capito che lo sguardo che conta. È meglio che si indirizzi da un'altra parte. Però a parte la cattonaggine delle monete d'argento, a parte cosa c'è? Le monete dentro? D'argento dentro, vedi innanzitutto che c'è una specie di ciondolo pendaglio di quelli che apri, dentro ci può essere un ritratto di qualcosa o qualcuno. Vabbè, gli do un'occhiata se riesco a aprirlo. C'è un ritratto di una donna dentro, è a molla, quindi è facile aprirlo. Cerco di guardarlo bene per fissarlo nella memoria. Ti sembra abbastanza vecchio, non è di fattura recente. Vabbè. E ci sono alcuni fogli di pergamena piegati e messi in fondo sotto alle monete, sotto al ciondolo. Le monete le ho tolte, quindi non c'è più non mi ostacola niente. Infatti non hai difficoltà a vedere i foglietti, sono lì davanti a te. Aprendoli vedi che sono delle ricevute alcune. Mm-hmm. E sono tutte, anche quelli che sono dei messaggi un po' come quelli che vi scambiavate tu e Alarico con lui quando dovevate incontrarvi con Airstar. Sono messaggi con indicazioni di luoghi e date e sono tutti firmati S. S. Luoghi e date in che senso? In città qui? La maggior parte sono nomi di villaggi. Mm. Nei dintorni, non sono lontanissimi. È un commercio locale, ho capito più o meno. Esatto. È un commercio locale. Il più recente che vedi è di una settimana fa. Arrivo alla conclusione e poi va attorno al salone. Io gli rimetto la chiave al suo posto. Mm-hmm. Richiudo ovviamente tutto, risistemo tutto. Non le monete. Tanto dormivi. Non ci ho messo molto. No, non ci hai messo quasi niente. Per... Ritorno indietro, rimettendo i piedi dove li ho messi in partenza, perché non è passato molto tempo, quindi mi ricordo dove sono passato. Rientro in locanda e ci dovrebbe essere il taverniere. C'è il taverniere con Olaf. Con Olaf, ok. E fa... il tipo dormiva, Dimitri dormiva. Non l'ho disturbato, che immagino che svegliare un Kislevita non sia buona cosa. Ah, soprattutto Dimitri. Ecco. Lui molto grosso, molto violento. Sì, ronfava talmente forte che non mi sono neanche avvicinato alla porta. Vedi che Olaf sembra molto più rilassato di quanto fosse prima. Mm. Infatti è tranquillamente seduto al tavolo che sta smangiucchiando e bevendo una birra. Ma io gli faccio effettivamente ora di cena, non ho mangiato un cazzo. Mangerei anch'io, c'è qualcosa? Ah sì, certamente, c'è di stufato di carne. Ah! E ottima buccia. Birra di Altdorf. Vediamo. Sicuramente non è birrana. Non c'è la nitroglicerina. No. Prendo un boccale di birra, un po' di stufato e vado a parlare col tavolo ad Olaf. Ok. Olaf è molto tranquillo, ti allunga con un piede la sedia per farti spazio. Siediti. Ora puoi parlare con più tranquillità. Sì, ma sono anche molto più tranquillo di prima. Come mai? Sta locanda non è un posto così terribile come temevo che potesse essere. I letti sono buoni.
Le porte sono robuste, le finestre sono chiuse e fa un bel calduccio. Siediti, mangia tranquillo. Sì, va bene. E perché mi sembra rincoglionito? Almeno da quello che mi parla, un po' troppo sospetto. È un po' troppo rilassato rispetto a quanto era teso prima. Per quanto magari non abbia trovato nulla di particolarmente losco dietro quella porta chiusa, è comunque veramente molto rilassato. Che gli faccio? E quella stanza? È una stanza, qualche quadro alle pareti, i letti. La finestra com'era? Come la nostra, si apriva tranquilla. Era chiusa, ma c'erano dei bauli. Sono sicuro che i nostri amici non vogliano che dei ficcanaso mettano il becco dove non devono. Ah, certo, capisco. E sta parlando ad alta voce, non sta cercando di parlare sottovoce per non farsi sentire dal. E che ficcanaso, scusa? Chi è il ficcanaso? Pensavo avessi bussato per sapere se ci fosse qualcuno dentro quella stanza per. Sì, infatti non ha risposto nessuno, è tutto tranquillo, tutto tranquillo. Siamo a posto, possiamo dormire tranquilli. Appena tornano Alarico e Cutalion possiamo andare a dormire. Domani mattina ce ne andiamo. Io provo andiamo a fare a vedere quella cosa a volere di Nature Lore, mm-hmm. per capire se è stato drogato in qualche maniera. Pupilla dilatato, sudorazione, gli vedo pulsare le vene sul collo. Vai! Ok. La difficoltà è 2 viola e 2 neri. Vabbè, giustamente. Sono un casino. Sì. Che? 2 viola e 2 neri. Non gli sto facendo una visita medica, certo. È tutto occhio. Dai che forse è andata. Devo ritirare un coso. Grande ancora. Dai che forse è andata. È andatissima. Allora, da quello che vedi, era così. Le sue pupille non sono dilatate, sono anzi strette, si sono rimpicciolite. Nonostante sia sera, e quindi comunque. Nonostante la luce del posto, perché non immagino il suo luogo. Non è il più luminoso. Vabbè, ci sarà il camino, avevi detto. Sì, c'è il camino, però non è che faccia luce a giorno. Le sue pupille, però, sono più. Come se fossimo dovrebbe. Un buio pieno, intendo quello. Al buio pieno la pupilla si allarga. Già, è vero, ho detto, scusate. Detto al contrario. Era quello che stavo cercando. Meno grippato con quello. La pupilla è molto più stretta di quanto dovrebbe essere con un camino e basta che fa luce. Mm-hmm. Però a parte quello non ha altri segni di roba strana che sta succedendo al suo corpo. Le pulsazioni sul collo non ti sembra che siano da cuore impazzito, per cui non vedi le vene pulsare, non sta sudando particolarmente. Ha i movimenti un po' rallentati, quello sì. Questo ti fa pensare ad alcune sostanze di cui hai sentito parlare, che non sei mai riuscito a possedere in prima persona e che sicuramente non sono le piante che ci sono qua fuori. In particolare quella che più ti risuona come sintomi è un veleno che si chiama Schlaf, che è tipico dell'impero. In alcuni posti viene usata come droga ricreativa, ma solo nei circoli dei ricchi che se la possono permettere, perché è una sostanza difficile da recuperare e molto costosa. Sai che se è presa a piccole dosi, più che renderti malleabile e tranquillo, non fa. In grandi dosi però ferma direttamente il cuore. Mi sembra malleabile e tranquillo. Per ora sì, è molto malleabile e tranquillo. Vabbè, dai, abbiamo mangiato, io direi che è anche l'ora di andare a dormire. Che dici? Vieni su con me? Sì, arriverò anch'io. Volevo solo aspettare che arrivassero Alarico e Cutalion in modo da tranquillizzare anche loro. Ma andiamo su, non ti preoccupare. Tu inizi a andare, se sei stanco vai pure. Io devo finire la birra, devo finire lo stufato.
non ha mangiato molto mentre eri lì. Lo gira più che altro col cucchiaio, ogni tanto prende un pezzo. Io l'ho mangiato perché nel, mentre lo osservavo, che ci ho messo un po' a cercare di capire, e vado su per le scale. Nel frattempo anche voi tornate. Salendo dalle scale, la porta del, della stanza che lui è andato a vedere è chiusa. E se è entrato facendo effrazione, non ha lasciato nessun segno. Però è morto su davanti alla porta. Vedi, un cadavere. C'è un cadavere sopra, un cadavere. Sì. Lui vivo sotto, c'è qualcosa e non torna. No. Ho parlato con metà Olaf. È semplicemente chiusa la porta. Ok, la maniglia calda, fredda, alto? No, la maniglia ha la stessa temperatura delle altre maniglie. Non è stata usata recentemente. Io onde non esagerare. La porta accanto è aperta? Sì. Apro la porta accanto, mi filo nella stanza. Ok. No, non busso. Apro la porta e magari se c'è qualcuno dentro. Ups, ho sbagliato stanza, scusa. No, erano spalancate proprio le porte. Ah, ok, allora entro dentro. Anche perché non c'era nessuno. Allora chiudo la porta, poi la apro. Busso. Busso. No, non busso perché voglio. Se no faccio rumore. Entro proprio direttamente dentro la stanza, appoggio l'orecchio alla parete e sento se ci sono rumori nella stanza adiacente dove doveva entrare Olaf. Vai. Che? È una prova di observation. No, qui la fornetta non ci voglio mettere tanto tempo. No, mi hanno catturato. No, non lo senti. Ecco, io un peccato. Fatto? La difficoltà in questo caso sarà, non lo sai, sì. Perché facciamo un tiro contrapposto. 14. Questo ti dà già una risposta. Se c'era Olaf dentro diceva: fate tacere quel prete. E la miseria. 5 successi e un vantaggio. Senti una specie di battito d'ali che sbatte contro qualche cosa. Il rumore probabilmente del merlo che effettivamente non hai visto di sotto quando sei rientrato. Che apparteneva al proprietario della locanda. Sì, sembrava di sì. E alcuni merli, sai, che imparano a dire 2 o 3 parole dai propri proprietari. Non si può dire che parlino, però ripetono ogni tanto delle cose che sentono in maniera più o meno efficace. E gli senti dire: Anna! 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 Che per me vuol dire un cazzo. E a sto punto, visto che porto sempre con me gli esplosivi, e qua si dà fuoco alla locanda. No, la si fa brillare direttamente. Cioè, noi quando noi arriveremo le prime del sacco e vediamo. Perfetto, quello era Varin. Allora faccio, io dovrei avere le bombette, quelle classiche col filo. Faccio questa cosa. Attacco 4 o 5 bombette, una in cima e una in fondo al filo. Proprio mina la casa qui. No, sono così piccole. Sì, certo. Sono ragazzi. Fa 5 comete dopo. Una per bomba. Una deflagrazione. In modo allungo la miccia del. Siamo liberati di manto per un po'. È il fratello, giustamente. Sono il fratello davanti, ma il buco è sempre quello. No, non è vero. abbiamo detto già più di una volta che forse Barney è uscito da un altro buco perché è più stronzo. Non funziona così. Ah no? Che ne sai, i nani? La miccia del primo l'allungo in modo tale che io abbia un minutino per rientrare in camera mia e poi in successione scoppiano delle bombette ogni 3-4 secondi. Ok. È una cosa semplicissima, basta avere la miccia, quindi sì, una cazzata okay. Da fare. L'accendo, tiro fuori dalla finestra. 3 stelle del caos. È una cazzata da fare. L'accendo, tiro fuori dalla finestra e cerco il più velocemente possibile, però ultimamente, da andare nella mia camera. No, più velocemente, ho un minuto di tempo.
cerco di andare nella mia camera furtivamente. Ok. Scaldagheri. Tutto sì. Questo per scoppiano le bombette, qualcuno si prende paura, non c'è nessuno nella locanda, l'altro è briaco fradicio, esce quello di sotto e si, chi c'è là dentro perché pensa di essere attaccato. Io sto fuori a guardare chi cazzo va fuori. Se va fuori e scende, io entro nella stanza e guardo. Ok. Ok. Vai. Scaldagheri? Scaldagheri. No, aspetta, giudica un 5. La difficoltà è 2 più un nero perché l'hai fatta un po' di fretta, tra virgolette, cioè senza stare troppo a prepararti prima. Ah, no, metto un blu. Minzega. Beh, non ti esplode in mano. No, però fa un fallimento. Ho meno tempo del previsto? O non si accende? No, più che altro senti che la porta di sotto si apre e c'è la voce di Nikolai che dice: ah, siamo tornati e siamo molto più ricchi di quando siamo partiti. Vabbè, vabbè, anche la mia risata. Vado a mettere questo in cassaforte. Io e Nikolai per tutto il viaggio abbiamo fatto battute assolutamente idiote, per cui riderebbe solo un Kislevite, abbiamo riso a caso, così. Vabbè, io arrivo dopo, che tornano loro non porta un tubo, vuol dire che va più gente fuori. Io arrivo no, dopo. No, perché sta salendo le scale Nikolai. Porco cazzo. Vabbè, nessuno va. Tenendosi ancora la pancia, ovviamente, perché nessuno l'ha curato. Faccio un tempo a uscire dalla stanza. Sta salendo le scale. Sì, fai in tempo, non riesci a fare la bomba. Se vuoi fare la bomba non fai in tempo a uscire dalla stanza. E ti beccherà quando poi esci dalla stanza. Lo sento che sale? Sì. Mi metto la bomba in tasca, non faccio partire la cosa e esco dalla porta. Un giubbotto esplosivo adesso. Io sono così, A me se mi dà fuoco RAL. Sì, scusa, se no come faccio a fare il Red Bear Cocktail come arma? Vero, ok. Da qualche parte devo tirare fuori gli esplosivi. Senti che passa oltre la stanza dove ti eri nascosto prima. Mm-hmm. Arriva alla porta chiusa dove voleva entrare Olaf. Mm-hmm. Senti che apre la porta con una chiave e se la richiude dietro di sé. Mm. Dentro senti: Anda! Anda! Io da lontano tiro una cometa. Io mi butto sul letto senza fa casino. Mi sdraio sul letto e ascolto. Al massimo dico: è troppo brillo, ho sbagliato stanza. Fai una prova di osservare, che prevede anche l'ascoltare. Percezione non gli piaceva tantissimo. Osserviamo con le orecchie del cuore. Quanto ti devo di difficoltà? La difficoltà è 2 e basta. Beh, sempre su int. No, è su saggezza. Cosa? No, su int. D&D è su saggezza. Sì. D&D è su saggezza. Che c'ha più senso. Ma, insomma. La ritira un giallo. Allora. Un successo e 3 vantaggi. Ci metto del tempo, tanto se devi riposare. Senti che dentro la stanza non capisci perfettamente tutte le parole, anche perché sta parlando in Kislevita. Però sta parlando con qualcuno e c'è un'altra voce che non è quella del merlo che risponde e sembra una voce di donna. Ah, ok. La discussione non è animata, è tranquilla e ti sembra che siano due parenti, amici, comunque delle persone che si conoscono bene, che stanno con un rapporto, sì, esatto, e costruito, insomma. Resta lì qualche minuto, ma giusto 3-4 minuti, dopodiché senti che riapre la porta, esce e richiude la porta a chiave dietro di sé. Dimitri. No, Dimitri dorme. Nikolaj. Nikolaj, grazie. Sì. Dimitri dorme. Sì, scusami, Nikolaj. Tanto Olaf di sotto vi dice: ah, siete tornati. Sedetevi, bevete, mangiate qualcosa anche voi. Io arrivo. Io mi guardo, dopo. Infatti, lui non c'è ancora. Sempre voi. Sono da solo. Beh, tu
tu, il buon Yuri, Nicolai che adesso è andato di sopra. Sedetevi, mangiate qualcosa. È ottimo lo stufato di Yuri. Vedo dagli effetti collaterali. Io credo che mangerò ancora un po' di pastone. Cazzo, sei messo male. Tiro fuori un mangio tipo come stessi. Tiro fuori un pezzo di roba ormai in forme e comincio a mangiarlo come se stessi mangiando del fango. Vedi che lo tira fuori? È importante lavarsi le mani prima di mangiare. Prendi la roba da struffinti le mani. Esatto, tipo pasta abrasiva del meccanico. E poi ne mangio un pezzo guardando Olaf nel suo stato pietoso. Dio, che schifo cucinato. Io sono fuori da Spero che sia buono quanto è buono quello che sto mangiando io. È buonissimo. Io sono un po' stanco. Sì, quindi... ci avevo fatto abbastanza caso. Però non ti devi preoccupare, va tutto bene. È perfetto, sì. Non so di sali. Io credo che andrò a riposare in camera. Bari intanto è già di sopra. Buonanotte, Olaf. Una radiosa mattina vi attenderà domani. Cristo santissimo. Oddio, Omor. Dimmi. Nicolai è risceso le scale? Nicolai sta scendendo le scale, sì. Io apro piano piano la porta e vado verso la mia camera. Ah, vedo che Olaf ha mangiato il buonissimo stufato di Yuri e potrei avere un ciotolo anch'io. Yuri porta buonissimo lo stufato. Anche a Nicolai. Sicuro di non volere stufato? No, noi elfi abbiamo difficoltà a digerire la carne. Ogni fratello decide quello che è buono per lui. Grazie Nicolai. Come avessi accettato? Non ti preoccupare. Ma tuo amico? Mio amico segue patate. Ah! In terra di Kislev c'è un famoso detto sulle patate, ma in vostra lingua è intraducibile. Ah sì? Purtroppo. Posso immaginare a grandi linee di che cosa si tratta. Nicolai, mai pensato di fare il pirata? Pirata? Su nave? Sì, certo. Con acqua? Sì. Ma io non so nuotare. Beh, ma l'importante è buttare a mare gli altri. Vero, vero, ma io adesso credo che andrò a riposare. Ne parliamo domani mattina. Come va la ferita? È una ferita, si chiuderà anche questa. Ah, ok, bene. Buon riposo anche a te, Nicolai. E alla fine mi ritrovo sgozzato nel sonno e loro due che si uniscono ai corvi della notte. No, no, beh, tu sei il fulcro portante di tutta la vicenda. Sì, ma che te ne frega se c'è gente per fare le tue cose, soldi. Vabbè, capito, ma nessuno si vuole aggiungere alla mia ciurma. Sembra che ho la peste addosso. Sei un elfo. Hai ragione. Non avevo considerato il fattore razziale. Sì, mandare me a reclutare la gente. Disperati, gente che sta per morire. La ciurma di non morti. È il motivo per cui no, ti voglio. Mai. No, mai non morti. No, né morti nel senso che ancora non sono morti. Anche perché lui al primo arrembaggio, roba, cioè nel senso, al primo arrembaggio ne moriranno almeno. Ma va, la prima volta che speroni una nave lì, prendo 90 di favore e tiro una vera cometa sulla nave. Ok. Sì. L'estrema unzione di massa, esatto. Con la vela disegnando il simbolo di Mor. Nicolai si alza e torna di sopra. Riapre la stanza che era chiusa a chiave e si chiude dentro. Ah. Yuri vi guarda e se voi d'accordo io chiudo locanda, vado a dormire anch'io. Direi che bisogna andare a dormire tutti. Io sono su. Ma il vostro amico morto? Resto io. Per orientarsi sarà Natur Lore, immagino. Beh, no. Sì, ci sta. Di notte con Intuition. Intuition. Fratello Yuri, se ti fidi, un giallo. Chiudo io. Difficoltà? Due neri, due difficoltà al buio è... e per me alla rigo. La difficoltà è normale, infatti sarebbe stato uno e due perché fa buio. Ok. Però... anche un altro bianco in più perché ci sono le patate da seguire. Ok. Hai capito. Guarda la patata della Ricco. Hai visto? La patata. La patata tira. Hai visto? Due successi e uno svantaggio. Uno svantaggio è che
perdo per un attimo le tracce delle patate, quindi ci metto un'altra decina di minuti. 3 successi, hai tirato anche il verde? No, no, il verde è mio, scusa. Ci mette più di quanto avrebbe dovuto metterci, però arriva. Cosa hanno lasciato? Delle patate? Sì, pezzettini di patate. Ah, pezzettini, li ho raccolti tutti. Ok. Va bene. Ecco perché ci ha messo così tanto. Compagno Cutalion, dimmi. Non ha ecco qui le tue patate. Oh, grazie, avevo proprio voglia di mangiare le tue patate. Sporche di terra e di sangue. Esatto. Beh, ma è condimento. Beh, ma le possiamo riutilizzare. Rispetto al pastone, ti posso garantire che è un salto di qualità culinaria. Dai, c'è uno svantaggio solo. Quindi? Sono tutti a dormire. Beh, il sonno è il momento più vicino a morte. Sì, ecco. Se poi riuscissi a farli avvicinare ancora un po' di più, così riusciamo a guardare nella maledetta stanza. Perché oh, va bene. Il povero Olaf. Forse è giunto il loro momento. Il povero Olaf è leggermente alterato. Perché? Non lo so. Dov'è Olaf? È andato a dormire, però non era lui, eh. Cioè? Hai presente quando la macchina va avanti ma non c'è nessuno al volante? È stato drogato? Dai, forse se l'è cercata. Io sono in camera con Olaf. Sì. Forse se l'è cercata. Tipo, No, è che faccio una costrinata. Farsi domande sui dettami di Mor può portare sfortuna. Io l'ho detto che il suo sguardo è giusto, no, lasciamolo pure guardare da un'altra parte. Beh, andiamo dove stava andando lui. A dormire. Mi sono appena ricordato uno dei più grandi precetti di Mori, forse vedere quell'innocente cadere lì. All'inizio ho avuto una strana sensazione, una certa rabbia verso Nikolai per aver affrettato e aver avvicinato così in fretta a Mor. Poi ci ho pensato, in realtà Nikolai ha fatto un favore. Ora è più vicino, perché la morte è solo un altro viaggio. Questo dura poco. Poi inizia il vero viaggio, che è quello eterno. Quindi se vogliamo andare a accelerare il loro, va benissimo. E metto in stanza offensiva. mi si accende la mano, solo che adesso è un po' più necrotico il tocco. Alaric, the good guy. E inizia a salire le scale. Se Cutale non mi dice niente. Rico, un attimo, cerchiamo prima la via diplomatica. Ti senti male nella stanza? Che cazzo? Vabbè, ho capito. Ok, vai. No, comunque, vabbè. Prima dovresti venire alla camera. Andiamo prima da Barin. Tu senti bussare alla porta di fianco? Di fondo? Quella di fondo? Fondo. Sì. No, non la tua. Sto bussando a quella lì. Sì, quella chiusa. Io sono tornato nella stanza che è l'ultima. Vanda! No, Alarico! Vanda! Io ho appena sdraiato. Arriva la porta. Barin! Problemi! Bisogna vedere se lo sento da un fondo alla porta. Beh sì, non c'è nessun altro rumore nel giro di chilometri. Io intanto ho 5 successi per sdrogare Olaf. Ok, strogare velocemente. Velocemente mica tanto. Vabbè, c'è solo una cressidra. Appunto, quindi non lo puoi fare velocemente. No, ok. Che c'è? Il somministro antidroghe prima. Compagno Nikolai, siete ancora ferito, vero? No, è solo ferita di striscio. Oh, ma posso aiutarvi? Ma non resterà cicatrice? Io amo cicatrici. No, rimarrà la cicatrice. Non sanguinerà? Andate a dormire, non vi preoccupate di mie ferite. Non posso dormire, sapendo che c'è una persona che soffre nelle mie vicinanze. Vostro compagno Olaf sta soffrendo? Forse è stufato di Yuri rimasto su stomaco. Peggio di vedo di Mari. Rimango un attimo davanti alla porta a pensare. Intanto lo raggiungi se vuoi. Sì, anch'io lo raggiungo, mi ha chiamato. Ha una ferita critica, coso? Nikolai? No, aveva due ferite normali. Ma gliela puoi far diventare critica? No, se era una critica, dovevo fargli molto, molto più male.
No, era stato ferito di striscio. Ehi, bentornati. Quindi? Fatto buona caccia. Sei sicuro di non volermi far vedere la ferita? Domani ci sarà tempo per tutte vedere di ferite. Sempre se ci sarà domani. E io sicuro che c'è domani. Non ne sarei tanto sicuro. E tiro una cometa sulla porta. Perché sulla porta e non su di lui, scusa? Perché non ha aperto, la, non porta. Aperto la porta. Ah, non ha aperto la porta. No, se no entravo e gli facevo. No. Ti cura la ferita, muori. Non avevo capito. E tiro una cometa sulla sono inaggressiva. Mi dai? Cosa ti serve? Che tamarro di periferia. 4. È l'unica cosa di danni che ho. Non penso che possa fondere la maniglia, poi sbatta. Ho solo una granata. Ma poi non se n'è andato dalla scena dicendo: ah sì, vabbè, però me ne vado, ma non è troppo pericoloso. No, ma non ce l'ho con lui. Rossi? Ce l'ha con la porta. Ah, ok. In realtà poi io gli voglio fare un favore, lo avvicino a Mor. Lui mi ha rimesso in contatto con la mia... Quanti? Dammene 3. Proprio ignorantissimo. Cazzo sì. Aiuto. Ale... E difficoltà è un viola più base, quindi 3, immagino, per colpire una porta. Sì. Sta minchia, che schifo. Confermo. Attenzione. Ma tanto fallitissimo. 4 fallimenti. Mamma mia. Quattro fallimenti e 3 vantaggi. Con i fallimenti niente. Vabbè, no, ho mancato. No, non l'ho invocata in realtà. Ecco. Ah no, scusa però, no, non è 3 la difficoltà. È target defense. La porta non c'ha 3 di difficoltà di difesa. No, c'ha 2. Normale, più di uno. Difesa. Non è una c'è porta. La base. Non c'è il 2 base. Di difesa c'ha 2. Sì, di difesa. Io ho 0 di difesa. Sì, lo so che tu hai 0 di difesa. Ok. Però tu hai il soak, la porta non ha il soak. Ok. Questo posto non è uno dei migliori. Andiamo con i 3 vantaggi che non faccio troppo casino. Andiamo non ne hai fatto proprio. Andiamo a dormire, Larico. Domani riproviamo. Andiamo a dormire. Andiamo a dormire e io prego che gli si infetti la ferita. Puoi fare qualcosa attivamente per farlo infettare? No, è solo una richiesta così. Una preghiera. Dato che vai a dormire, vuoi utilizzare il tuo potere dei sogni? Guarda, io sto già sudando. Che brodo di giuggiole. Sì, è da offensivo. Ah, così. Mor, dammi un sogno, cazzo. Se mi dai un sogno ti spacco la faccia. Esatto. Scusa, però non capisco perché dovrei farlo offensivo in realtà. Perché mi sa che sono uguali. Neanche noi. Io ricordo che dice no, ma vedi se c'era qualcosa. Rosso e nero. No, sono assolutamente identiche. Però lo faccio offensivo così per spizzi. Appunto. Stasera è andato a letto incazzato. A sfregio, esatto. Sono andato a dormire in stanza offensiva. Andato a letto incazzato. E tiro i 2 dadi offensiva. Ovviamente. Comunque, prima che vada a dormire, io volevo raccontargli tutto. Soprattutto aver sentito 4 di difficoltà. È 2 2 più la base, immagino. Ah, 2 di. Sì, allora sì. Che ho curato Olaf e probabilmente domattina riuscirò a prendere i sensi. Che era effettivamente drogato. Tengo con me le cose per curarlo. Che chili di successi. Ho fatto 2 atti di successi, lascio. Un vantaggio però. Ma il vantaggio cosa avrebbe? Era meglio. Vantaggio a 9, mi faceva recuperare. 3 successi. 3 successi, in realtà me ne bastava uno. L'importante era non fare le stelle del caos, perché era la pazzia. Allora, intanto prendo 3 token che posso usare qui per ritirare un bianco o i neri. I bianchi e i neri. E in più è riuscito. The better result, better information. Ok. Quindi 3 successi. Durante la notte, quello che sogni
è di uccidere Nicolai. No. In parte sì, perché vabbè, ma quello è l'inizio del sogno. Esatto. In realtà ero ancora sveglio, ma per me l'inizio del sogno lo stavo solo pensando. E quando inizi invece a effettivamente avere un sogno premonitore, in senso offensiva, ricordati. Mm-hmm. Vedi, prima senti il rumore di corvi che gracchiano intorno a te. Mm-hmm. Sei ancora alla base di quella torre che hai visto nel tuo sogno quella precedente, spezzata. Quella tutta costruita strana di pezzi storta. Diversi, esatto. E i corvi non riesci a vederli all'inizio. Ti rendi conto poi che stai guardando il merlo che era nella locanda, che sta con le ali aperte e urlando nella tua direzione quella specie di Wanda! Wanda! Che però nel sogno suona più gracchiante e più simile al rumore di un corvo. E vedi che l'ombra proiettata sulla torre dal merlo che stai guardando non è quella del merlo con le ali aperte, ma è di un corvo. E vedi che intorno a questo corvo d'ombra proiettato ci sono delle altre figure di corvi molto più piccoli che danzano intorno a lui, ma che non si vedono da nessuna parte. Sono solo proiezioni delle ombre sui muri. E guardando invece verso quello che dovrebbe essere il sole che proietta quest'ombra sulla torre, vedi una specie di gigantesco occhio che quando lo guardi inizia a fissarti. In quel momento ti svegli. Domanda, l'ombra proiettata, da che parte la rivolta? Quella giusta di Mor, per come la vedevo io, o quell'altra? No, ti sembrava che fosse girato dall'altra parte. Quindi quella più di Zenge. Di Zenge o del gruppo dei corpi. Ok, quindi l'hanno uccisi tutti. Sono i cultisti di Zenge. Ma intanto è mattina. Dobbiamo ucciderli tutti. Sono dei cultisti. Chi? Danzavano intorno al corvo contorto, il corvo del caos. Ma chi? Piccoli corvi. Piccoli corvi danzavano intorno al corvo contorto? Non ne sono certo, dipende dall'interpretazione, ma credo che quel merlo possa essere Zenge. Però non credo, forse l'interpretazione è un po' eccessiva. Io te l'ho detto ieri sera. Però gli tirerei il collo per sicurezza. Parlare la voce di una donna. Guarda. E ora il nome non l'ha detto. Ci diamo. Guarda, era quello che diceva il corvo. Lo facciamo per l'impero. Sono certo, danzavano intorno al corvo, vanno uccisi. Olaf non c'è. Si è svegliato prima di voi, evidentemente. Cioè, uno lo rimette a posto, neanche ti svegli a figli. Bene, da chi iniziamo? Facciamo saltare tutti in aria. Come ha fatto lui prima, scrocchio le dita. È possibile, ah, ecco, si può fare. Non si è scrocchiato le dita prima. Facciamo saltare tutti in aria. Quanti sono? Due. Se togli Dimitri. Nicolai, Yuri, Dimitri. E la donna che hai sentito. La donna qua. Che secondo me. Se è ancora qua. Sì, ancora qua. Secondo me c'è qualcosa. Boh. No, era una droga per gli hanno dato. Non era magia. Ma le guarite. Sai anche che droga era, quindi. Sì. So che era anche parecchia rara come errore. Come droga. Io però prima troverei a Olaf. Beh, andiamo di sotto. Troviamo qualcuno. Andremo a fare colazione. Sottomettiamolo. E poi parliamo con gli altri. Vuoi uccidere a pancia vuota? Beh, magari non uccidiamo subito. Fai tu, Alarico, ti vedo ben messo. Ok, e inizia a scendere le scale. Quando inizi a scendere le scale, lo sai che io lavoro dalla distanza. Sì, ho capito. Senti la voce di Olaf che sta parlando animatamente con qualcuno. E inizi ovviamente a sentire meglio una volta che aprite la porta e iniziate a scendere.
sta dicendo: no, non vi preoccupate, sono sicuro che qui non è successo nulla stanotte. Anzi, se doveste... Questo è Olaf. Sì. Se doveste trovare qualcosa di strano, non esitate a chiamarmi, ma sono rimasto qua tutta la notte e sono sicuro che non sia successo nulla. Non vi preoccupate. Chi sta parlando? Quando inizi a scendere le scale, vedi che ci sono due guardie. E sta parlando con queste due guardie. Nikolai non c'è, c'è Yuri dietro al bancone. Ma non l'avevano drogato? Io l'ho curato. Con me dice che non è successo nulla. Che ne so? Sono arrivato anch'io, non arrivo. No, andiamo. Qualcuno deve andare tra le guardie. Le vicine alle guardie. No, anche tu. Non se gli dici niente. Queste cose. Io mi sono delle addirittura sulla testa, io Robè zitto. Addirittura io Robè mi sono fermato sulle scale per dirgli a lui quella cosa, dando la possibilità a uno qualsiasi di voi due di andare avanti. Non avete avanti. Colto e vado avanti. Io non c'ero ieri sera, dovevo andare avanti lui. Buongiorno. Ah, altri avventori? Ci sono problemi? Abbiamo trovato un cadavere, un uomo che dice di essere stato aggredito dai banditi questa notte. Stiamo investigando perché non abbiamo altri punti di riferimento così vicini. Quello se non lo guardo Olaf. Che ti fa cenno di andartene e di lasciar fare a lui. Cenati un occhiolino. Guardo Olaf. Lievemente, proprio lievemente il sorriso inizia a comparire. Siamo noi. Una cosa e lo guardo fisso. Lui spalanca gli occhi facendo proprio una faccia da se dici qualcosa ti meno. Mi sembra in sé? Sì. Mi giro verso le guardie. Effettivamente qualcosa è successo. Questo tempio non ha un altare a Mor. Questo tempio? Quale tempio? Questo è una locanda questa. Beh, questo non è, questa non è una scusa, mi perdoni, eh. Vabbè, se avete qualche cosa di utile, farci perdere tempo non risolverà questo caso. No, io e il mio compagno siamo rimasti in taverna. Oh, se volete fermarvi qui è un posto molto accogliente, nonostante non ci sia un altare. Mor guarda questo posto con molta intensità. Sì, capisco. Forse è per quello che avete trovato un cadavere. Volete no. Che lo benedica? Lei è un prete di Mor? E l'altro gli dice: beh, guarda come cazzo si comporta, chi vuoi che sia, o è ritardato o è un prete di Mor. Io ora mi avvicino alle due guardie, no? Supero un attimo Alarico, lo scanso, cioè mi metto davanti, prendo le due guardie per le spalle. Che ti si tolgono proprio. No, andiamo, usciamo. Olaf, d'altronde, vi ha detto. Si stacchi se non vuole che le mani rimangano attaccate alle nostre armature con un gancio. Olaf, digli si che stacchi. Sono. Si stacchi. Che conosco la comandantessa. Come si chiama? Non mi ricordo più. Sì, loro sono effettivamente i miei Brunilde. Colleghi. Forse il buon elfo si è lasciato un po' prendere la mano e dovrebbe tenere le sue mani a posto, però lo sta facendo in buona fede, ne sono sicuro. Io faccio, guardo una delle guardie e gli faccio così, tipo esci con me. Fai una prova di charm perché sei un elfo e loro non e loro sono mi particolarmente. E gli faccio schifo, esatto. Propensi a darti retta. Ok. Difficoltà? La difficoltà è 3. Ok, quindi mi sa che andiamo malissimo, però potrei aggiungere un nero perché sono pure di paese, neanche di città. Ah, addirittura. Mi allora mi sa che sono fottuto. Due stelle del Usti. Caos. Che mi sa che mi arrestano praticamente. Mentre lo stanno per arrestare, io mi avvicino alle guardie. Vorrei farvi notare, fatevi ritrovare il cadavere, sarebbe molto gentile da parte vostra e sicuramente qualcuno dei vostri superiori potrebbe venire a sapere che avete aiutato un sacerdote durante il suo sacro. Franz, fai vedere al prete dove stava il cadavere. Io mi occuperò di questa davvero? Situazione. Solo uno? E guarda Cutallion. Potrebbe essere pericoloso. Di giorno è difficile trovare banditi da queste parti. Beh, si muovono solo isolato, di notte. I banditi potrebbero essere ovunque, anche dietro il bancone, per esempio.
Io... No, era un esempio. Io sono un onesto cittadino, io pago tasse di impero. Venite fuori come aiutatemi, ho paura di perdermi e cerco di fargli capire. Fai una prova di charme anche tu. Tu, la tua difficoltà è uno, perché sei un prete, sei umano e farebbero di tutto pur di andarsene a questo punto, perché... Io continuo a fare cenno a quello lì col ditino. Piano di sopra, ma lui non mi caga. No, anzi, pensa che tu lo stia mandando a fare. Ok, si innervosisce ancora di più. Pensa che non sia l'indice, ma il medio. Perfetto. Difficoltà? La difficoltà sarebbe uno, ma un nero perché c'è lui, okay, che infastidisce la guardia. Belli in bianchi, è sempre un piacere tirarli. Ma infatti smetti di tirarli. Ma fallo, cioè, fallo senza, no? Ma ne tiro 6, mica è colpa mia. Ritira un giallo. Beh, 4 vantaggi e 3 successi. Vabbè. Dai, Franz, lasciamo sto posto. Tanto abbiamo capito che vuole parlare con questi. In più, se vuole picchiare un elfo fuori, viene più comodo. Che merda. Grazie all'amico. No, anzi, sono sicuro che il vostro compare voglia rimanere qui e non avvicinarsi ai cadaveri. Non so cosa facciano quelli come lui ai cadaveri, ma sicuramente non è nulla di buono. Ma solo la fammi, può accompagnare anche lei. Arrivo subito, devo solo... Però non sto capendo più niente, guardo Cutalion. Qualcuno non voleva parlare con le guardie in privato? E lo dico a mezza alta voce. No, abbiamo già discusso, sono già state informate che qui non è successo nulla e che possono proseguire per la loro strada. Io devo solo dire due parole a Cutalion per tranquillizzarlo e fargli capire che non si deve rivolgere così alle guardie imperiali. Voi potete iniziare a uscire. Mi metto di spalle a Yuri e guardando la sorella le faccio: quindi è tutto sotto controllo? Quindi Yuri da dietro vede che io abbasso la testa facendo tipo sì, però in realtà sto facendo anche l'occhiolino sforzatissimo verso Ola. Vediamo se le guardie. Mi sono messo anche di spalle. Che situazione? No, le guardie le voglio far vedere benissimo. Vediamo se capiscono. Ah, okay. Dai, sto facendo proprio così. Oddio, è talmente palese. Mo. Infatti. Sì, è tutto a posto. Adesso non preoccupiamoci. Loro avranno sicuramente da fare e dovranno uscire. Però una delle guardie ti prende sotto braccio. Venga, le faccio vedere dove era il cadavere. E con la guardia dell'occhio mi godo Olaf che suda. Che strozzo. Sì, ma questo è Roberto. Sì, questo sì, chiaramente. Chiaramente sì. Infatti non sto dicendo niente di... È Lothar che sta tornando questo. Ti porta fuori. Appena siete a un paio di metri dalla locanda, ti chiede: che cosa è successo effettivamente? Questo posto è un po'... Sono passato varie volte qui. Ogni tanto fa parte della comunità e aiutare la povera gente. Mi sembra strano che ci sia un cadavere qui in zona quando non c'è niente. Io non so, avrebbe il dubbio che forse qualcuno qui in zona. Sì, dei banditi. Abbiamo le uniche tracce che abbiamo trovato erano quelle di un carro, ma non abbiamo poi trovato il carro da nessuna parte. Era un carro trainato a mano? No, era trainato da un cavallo, almeno da quello che ci ha detto l'uomo che è stato aggredito e insieme al cadavere. Si è salvato. Sì, era ancora vivo quando l'abbiamo trovato. E avete detto che c'era un cadavere? Un altro cadavere. Ah, erano in due? Sì. Oh, bene. Dov'è che posso benedirlo, se volete? Beh, ormai l'abbiamo riportato a Schmatzplatz. C'è un tempio di Mor? C'è un cimitero. È stato benedetto? Il cimitero? Sì, qualche decennio fa. E se invece dei banditi fossero stati dei cultisti? E lo stiano cercando di riportare in vita? Noi dobbiamo fermare questo abominio in quanto sacerdoti di morte. Sono sicuro che se così fosse, un cacciatore di streghe non ci avrebbe... Oh, la fe sopravvalutato. Eh sì. È un cacciatore di streghe? O no? È quello che dice lui. Come lo conoscete?
Oh beh, era venuto a indagare. Questo qua è quello che ricorda la Rico veramente. Era venuto a indagare sulla scomparsa di un altro cacciatore di streghe, un certo Mastro Clemens. Okay. Aldorf. Ah, lontano da qui quindi. Sì, sì. Non so, non l'ho mai visto da queste parti, però i cacciatori vanno e vengono. Voi siete lavorati in questa zona? Sì, siamo di stanza Schmatzplatz. Ah, e conoscete la gente della locanda? Non così a fondo, ma abbiamo avuto modo di fermarci più di una sera qui a bere. Scusate, mi avete fatto sorgere un dubbio. Mastro? Franz. Franz. E forse mi sono fidato troppo. C'è un modo per provare se veramente Mastro Olaf sia veramente un cacciatore di streghe? No, che io sappia. Nessuno vorrebbe spacciarsi per un cacciatore di streghe. Beh, sarebbe il modo migliore per non farsi fare domande. Anche questo è vero. Non avrei idea di come fare a riconoscerle. Sono una semplice guardia di paese. Io lo terrei d'occhio. Nel frattempo, all'interno, dato che le due guardie sono uscite con Alarico, Olaf ti prende e ti sussurra da vicino: che cazzo sta facendo quella testa di minchia di Alarico? Non ha capito che stavo cercando di mandare via le guardie in modo da avere un aggancio di più con questi? Perché è sempre così stupido? Segui i suoi disegni. Sono stupido? Non sono così convinto che sia stupido. Ma sta rovinando tutto quello che avevamo iniziato a fare. No, ma loro lo hanno già preso in simpatia. Io sono tornato con le due teste delle guardie. Mi butto sul tavolo. Io non sarei contento. Beh, piano di Olaf è quello, no? Ci facciamo accettare dai tizi. Io non sarei contento fossi tizi con le due teste di guardia. Mi sono svegliato presto stamattina per far sparire il carro che avete lasciato qua sotto apposta, in modo da farci apprezzare anche da questi buzzurri di periferia. E voi state cercando in tutti i modi di mettermi i bastoni tra le ruote. A questo punto credo che non abbiate nessun interesse effettivamente a risolvere questo caso. Siete sempre disposti a seguire la prima ombra che passa in cielo al mattino, qualunque essa sia. Se è un corvo, tanto meglio. E senti chi parla di ombre? Tu ieri sera eri completamente rimbambito. Che cosa ti sei preso dentro quella stanza? Quale stanza? Quale stanza? Quella che dovevi aprire mentre noi eravamo fuori a intrattenere gli altri. Non ho aperto nessuna stanza. Ah, sì? E quale droga hai preso allora? E soprattutto dove l'hai presa? Io arrivo con due ciotole. Ma venite a fare colazione almeno. Ah, tu mangi quello che lui ha mangiato ieri sera? Io non ho mangiato ieri sera quello che ha mangiato lui. Non era drogato, non ti preoccupare. Ti l'hai rimesso in piedi sto figlio. Va bene. Di che cazzo stai parlando? E vieni a tavola, almeno parlo con voi. Cazzo, statevi come due pari a parlare, che vi guardano tutti. Perché non c'è nessuna scuola. Dopo io sto dicendo alle guardie. Basta, va bene. Perché c'è una a guardare, mi basta. Non vorrei sicuramente suggerirvi il vostro lavoro, perché siete sicuramente molto più bravi voi. Però magari io posso avere delle, come si dice, delle percezioni che possono sfuggire a voi che siete così ligi al vostro dovere. Ma io darei una controllatina a quella locanda. Non lo so, se state cercando qualcosa potrebbe essere lì. Se stiamo cercando un carro lo dovremmo cercare più che altro nei dintorni, nei paraggi. Beh, ma se sono stati dei banditi che hanno a che fare con la locanda, l'avranno nascosto o l'avranno fatto a pezzi e rivenduto. Non si usa fare così. No, quelli motorini. Non avrebbero avuto tempo da stanotte di fare tutto questo. Possibile. Non lo so, c'erano dei rumori strani in una stanza al piano di sopra, ma probabilmente è solo qualche vecchia palata. Manderemo qualcuno ad accertarsi di quello che è successo. Ormai noi non possiamo. Sperando che non sia troppo tardi. E su questa nota dolente chiudiamo questa puntata di Warhammer. La ruota spezzata. Mamma mia, quanto mi fa sudare la mia fatica. Oh, per me sono dei cazzo di cultisti di Zench. Devono essere annichiliti.
capito. Potrebbe essere vero, potrebbe essere falso, potrebbe essere. L'interpretazione di Mor è quella, esatto. Mia. Che fatica, che interpretazione fatica. Di Mor, tra virgolette. Se l'ha mandata a me, vuol dire che Mor si fida delle mie interpretazioni. O hai fatica a digerire perché la roba che cucinano qua è effettivamente. Non ho mangiato niente, io sono a digiuno. Sono le visioni più vivide. Vabbè. Quello che avete ascoltato era Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Questa puntata andrà solo in podcast a questo punto, perché il video è solo per metà e quindi non sarebbe molto di valore. Ringraziate Facebook, che decide di cambiare le impostazioni per i video a metà serata, esatto. Così a metà della settimana. Se volete dare una mano a Fumble, potete fare un bel po' di cose, tra cui andare a fare delle donazioni su fumblegdr.it o su qwerty.it, andare a diventare soci di Qwerty nello stesso posto. Potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare un po' dei nostri gadget o i manuali di Urban Heroes usando il codice FUMBLENOW. Potete anche andare a comprare cose su Amazon passando dai link che ci sono nelle puntate di fumblegdr.it dei giochi a cui giochiamo. Anche se non comprate il gioco che linkiamo, ma passate da lì, iniziando la vostra ricerca da lì, Amazon ci dà una percentuale di quello che voi pagate ad Amazon. Esatto. Stessa cosa vale per Com'è quel gioco. Quindi anche giochi stessa da cosa tavolo. Vale per Com'è quel gioco. Andate ad ascoltare SideQuest, che è lo spin-off di Fumble, e andate ad ascoltare Com'è quel gioco, perché abbiamo fatto uscire una puntata una settimana fa, quindi è ancora fresca fresca. Ci saranno altre cose nuove che succederanno su Fumble nelle prossime settimane, ma nel frattempo potete iniziare a usare la soundboard che per cui probabilmente qualcuno ucciderà la Rico. È probabile. No. Potete iniziare a usare la soundboard di cui sentite la musica in sottofondo. Viva! La soundboard è a disposizione di tutti quelli che hanno fatto una donazione o che sono soci di Qwerty, e se non vi è arrivata la mail con le istruzioni, iscriveteci a fumblegdr@qwerty.it o a info@qwerty.it o a fumblegdr su Twitter e ti manderemo le istruzioni per accedere. Detto questo, noi ci sentiamo settimana prossima, sempre di giovedì, sempre con un'altra puntata di Fumble. Fumble! Buonanotte! Buonanotte! Ah!